Buonasera ragazzi, bentrovati, benvenuti a tutti. Stasera siamo meno un Andrea perché l'anzianità esige... Non mi ci fa sentire. È pesante. Però possiamo continuare dove eravamo... Aspettate che mi segno qua la scheda di Adric, me la tengo pronta. Dove eravamo rimasti l'ultima volta... Allora, l'ultima volta siamo rimasti al fatto sostanzialmente che... Dove cacchio è finita? Devo trovare le mappe. No, non è questa. È questa? No. Aspettate, le posso chiudere un po'. Eccola qua. Cioè, mettiamola questa qua, la mappina, questa qui, che è così. La ricondivido anche a voi. Tacchete. Wap, wap, condivisa. Allora, l'ultima volta siamo rimasti al fatto che avete catturato e legato un Duergar all'interno del ferry boat, della barca, del traghetto, non prima di comunque qualcuno di voi ha ottenuto, interrogando senza interrogare con un 20 sul dado, anzi, e con un 1 al save dello spell per leggerli nella mente, hai ritenuto alcune informazioni di dove potrebbe trovarsi orientativamente. Perché ovviamente nei suoi pensieri tu immagina una persona come associa casa, non è che ti disegna mentalmente il percorso da salve, vado qua, giro a destra, così via. A lui si forma in mente l'idea di casa e sono pensieri scollegati fra di loro. Però sai che la fortezza loro è a qualche parte a sud e ne hai avuto un'immagine di qual è la... che è contro una delle pareti rocciose, quindi della spina del mondo. E sai che è più o meno a sud di Tentaul. Detto questo, l'altra cosa, a questo punto, volevate fare un'esplorazione, investigazione un po' più lunga, osservare oggetti e quant'altro, se non fosse che, a quanto pare, l'esecuzione di Zan è stata anticipata. Prendo il manuale. È stata anticipata e quindi vi siete lanciati vicino al municipio e avete notato che le guardie laterali, la guardia che controllava l'ingresso laterale non c'era. E una volta entrati, complice il fatto di un paio di fallimenti plateali di stealth dell'assente, del nano, siete stati ingaggiati in combattimento da quelli che erano la crew di Prudence. Si è scatenato un bel combattimento, diciamo, in stile Glass Cannon, perché qua era... non è che durassero tanto, ma facevano tanto male quando pigliavano. Però siete riusciti a sopravvivere, avete interrotto evidentemente la loro... che posso dire? Il loro colpo. E avete addormentato Prudence e un altro, che stavano cercando di fuggire. E siamo rimasti a questo punto, abbiamo Adric e Merrick all'esterno, che avevate inseguito i Prudence, fondamentalmente, che stava fuggendo. E invece Bremen e Kane sono al piano di sopra, davanti alla stanza dove, almeno Bremen tu lo sai,
Beh, lo sapete tutti perché ve l'aveva descritto anche la quello che aveva descritto, che l'avevo anche di... davanti alla stanza dove presumibilmente ci sono i possedimenti di Zanna. Esatto. E quindi, ragazzi, io sono ancora in forma tigre. Tu sei ancora in forma di tigre. Cosa volete fare? Allora, io vado verso la porta e guardo Kane. No, devi fare così, perché inizi a grattare. Esatto. La porta, poi fai miau, aspetti che apra e poi te ne vai. Ti fissa poi se ne va. Poi tu la richiudi, ritorni, miau. Esatto. Miau. Poi lancio una zucchina. Esatto. No, a parte gli scherzi, per chi non ha un gatto e crede che siano puttanate, non sono puttanate. Non sono puttanate. Anche il mio gatto davanti alla porta. Miau. Mau. Mau. Cazzo vuoi fare? Vuoi entrare? Apri. Prrr, e via. Perché vuoi che lasci aperta la porta per quando avrà voglia di entrare. Beh, certo. Fondamentalmente sono i re della casa. Re, regine, imperatori e quante forme volete mettere. Scusatemi, non volevo rubarvi troppo alla scena. A voi. Vado verso la porta, veramente... Apro la porta, anzi con la zampata, una maniglia, la apro e guardo. No, la porta è chiusa, la porta è chiusa, quindi se me la vuoi sfondare, me la puoi sfondare. È chiusa la chiave. Io cerco, ovviamente non lo so, io cerco di appoggiare per aprirla, vedo che non le apre, a quel punto guardo Kane. La porta che separa me e lui è chiusa? No, no, la porta scusami, guarda, hai la mappa aperta? T13, la mappa la porta verso T13 è chiusa. Ed è chiusa, quindi se io la apro non si apre? Non si apre, quello che ha provato a mettere lì la zampa e non andava. Ok, ottima... Ed è la stanza dove presumibilmente ci sono gli oggetti di Zan. Allora, vediamo se ho qualcosa di utile per poter aprire la porta. Quando serve qualcuno con gli attrezzi da scasso, Tu dovresti avere qualcuno di voi ce li ha gli attrezzi da scasso. Ma so di sotto. Quando vedo che lui si avvicina. Ah, volendo. Ce l'ho. Perfetto, infatti, mi ricordavo che anche tu ce li avevi. Una cosa, Master, quando a questo punto io mi allontano perché deve fare lui, io sto molto in allerta a sentire se arriva qualcuno. Ok. Già ti dico, fammi un perception. Mi sei una serata buona o cattiva? Te lo dirò quando sarà il momento. L'ho tentata, dai. Quando morirai. Cioè, fra 5 minuti. Ok. Tu cerchi di aprire. Sì, se ci riesco. Sì. Prova ad aprire, tirami. Questa me la puoi fare anche all'aperto, volendo, perché tanto. Però cioè... non c'ho il coso del team. Allora, prendi. Hai qualunque skill su destrezza in cui sei trainato? Stealth o. No, su destrezza no. Devi prendere. Posso prendere lo stealth e metterci un modificatore di più 2. Più 3, scusami. Esattamente. Prendi quello lì più 3. Più il tuo proficiency. Esatto. Stealth più proficiency. Ci aggiungi 3. Mm. 22. Clic. Proprio. Si apre la porta. Vedi che è una stanza in cui venivano in qualche modo custoditi sedie e altre cose. Sembra più uno sgabuzzino, fondamentalmente. Però c'è un sacchetto, un sacco di tela, non grandissimo, così,
che è appoggiato per terra. Io riconosco se era quello. Sì, 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 sì. È decisamente quello. Cioè, è decisamente quello. È appoggiato a terra come se qualcuno l'avesse tipo scaraventato a terra. No, scaraventato, qualcuno... appoggiato. Appoggiato a terra. Appoggiato a terra. Però devi. È una stanza che non è normalmente adibita a questo. È uno sgabuzzino che normalmente sembra contenere sedie o altro per quando probabilmente le stanze vengono utilizzate per fare delle riunioni o hanno bisogno di altre. Di altri oggetti. Un magazzino, un ripostiglio. Però hanno lasciato qua il sacchetto. Beh, mi avvicino al sacchetto. Ok. Tira l'iniziativa. No, cioè... Allora, dentro ci sono due oggetti. Allora. C'è un libro, cioè un, quello che sembra più che un libro, un diario. Scusami, tre oggetti, due libri e un e una bacchetta. Allora, uno sembra un libro di incantesimi. Uno sembra un diario. E la bacchetta te la descrivo meglio. Ti può cioè sono tre oggetti, un libro di incantesimi, un diario e la bacchetta. E la bacchetta, sì. Sì, 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 sì. Allora, la bacchetta è una bacchetta di legno, diciamo, con delle legature, non sai dire se è legno o osso, perché è scolpita a osso comunque, e ha un paio di spuntoni all'estremità. E legato con del nastro, sono delle cinghie o delle strisce di cuoio, sembra esserci il teschio di un qualche piccolo animale, non sai dire bene che tipo di animale è, sulla cima della bacchetta. Io lo riconosco? No, allora potrebbe essere un qualche tipo di piccolo carnivoro, quindi o qualche tipo di felino o qualche tipo, non mi viene a dire, non roditori comunque, quindi comunque diresti una qualche forma di, potrebbe essere gatto, no, 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 più grande, gatto, eh? Diresti più gatto. Perciò grande, comunque almeno grande così la testa. Sì, adesso, diciamo, c'ho qualcosa. Prendi gatto, uccidilo un attimo il tuo gatto. Cioè, tipo, no, il mio gatto è enorme. Cioè, tipo questa la bacchetta qua c'è la testa di un gatto? Sì, testa, il teschio. Il teschio, ma il cranio. La LAV cosa dice in tutto questo? La LAV? Dice sì. Che è assolutamente pratica valida questa qua, perché... Ah, ok. Occhio che ti arrivano le denunce / querele. Sì, 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 sì. Qua, in questo mondo fantasy, in realtà... allora, meglio che non guardi la lista dei componenti per gli incantesimi. Perché... perché altro che denuncia, ti brincano proprio. Cioè, non è che ti denunciano, proprio... direttamente esecuzione in pubblica piazza, proprio così dico. Come minimo devi rompere i coglioni ogni volta che qualche pipistrello caga, perché gli devi andare a sottrarre la merda per lanciare le palle di fuoco, che vi ricordo si fa con zolfo e guano. La palla di fuoco erano le componenti storiche della palla di fuoco, quindi io immagino nel Ferun centinaia di maghi alla caccia di merda di pipistrello tutto il tempo. Che figa. A grattare guano dalle caverne, dire: ah, sì, palle di fuoco. Così. Va bene. Scusate. Cosa facciamo questa sera? Facciamo quello che facciamo ogni sera. È un merda. Grattiamo merda di... Ma com'è la professione di mago secondo te? Guarda, secondo me è una merda, cioè... Comunque stavo scimmiottando il mignolo col prof. Ok. Grande mignolo col prof. Ok, ditemi. Ok. Che
dimmi cosa vuoi fare, Kane. La prima cosa che mi viene in mente, ovviamente, come ogni oggetto nuovo che mi capita tra le mani, casto individuazione del magico come rituale, così evitiamo di spendere l'ultimo. Allora, ok, se come rituale mi devi... saltiamo dagli altri, allora, per questa cosa qua, cioè, perché... Devo per forza, perché non avendo ancora fatto il livello 4 non ho slot, quindi... Esatto, il livello 5. Livello 5, sì. Sì, ok, cioè, 10 minuti... Se stai 10 minuti lì a castare. Allora, se passi agli altri, ti dico già 10 minuti di versione magico. Se c'è della magia in quegli tre oggetti, ti perdo altri 10 minuti per fare anche identify. Allora. Ma se non lo faccio, non lo faccio più. Ok. Vediamo. Ce l'hai tu? Ah no, 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 voglio dire. No, dicevo Merrick. Michele. Merrick. Tu. Allora, ti dico. E sì. Cosa fate tu e Adric? Che stranamente sarà. No, mi ha detto che cosa vuol fare lui. Quindi. Dimmi che cosa vuoi fare tu. Ucciderlo. Era la sua ipotesi numero uno. Cioè, uno. Menare Merrick se cerca di ammazzarmi. Allora, ti dico, io non ho grandi cose che faccio. In realtà sono caduti a terra. Mi faccio aiutare dal nano, sempre che sia della stessa opinione. Leghiamo i due, ma li leghiamo, quando dico leghiamo, allora, li leghiamo forte di cui mani e piedi, e le mani e piedi legati dietro, in modo che non faccia qualche, siccome sono dei ladri, che non faccia qualche cosa, quindi qualche minuto ti ci vuole per fare questa cosa qua. Poi sempre delicatamente, devo far tiri? Delicatamente dipende per cosa, delicatamente. Cioè, perché vorrei vorrei che innanzitutto mi facessi un perception. Sì. Il concetto era questo, non volevo che si svegliassero, insomma, da non dare calci. Ah, ok, ok. Allora. E dopo che li abbiamo legati, se non succede niente in mezzo, li trascinavo all'interno, sempre piano in due, alzandoli di peso, senza svegliarli, all'interno della struttura, in attesa che scendessero quelli sopra, che avevamo intuito che non dovevano esserci altri pericoli. Ok, allora, una cosa, probabilmente ti dà una mano Adric a fare questo. No, infatti, ma... devi darmi una mano, se no da solo non riesco. Ma un'altra cosa che noti è che il chiarore, che vi ricordo viene più o meno da questa direzione, perché è in quella direzione la piazza principale, ti sembra che stia iniziando a calare. Dopodiché trascini la gente all'interno e chiudi. Per toglierli dalla vista, no? Sì, 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 sì. E chiudi. A sì, questo... anche perché non credo che possano scendere da altre parti. A questo punto, Kane, finisci l'identify. La bacchetta è magica, gli altri due no. Non ti come ti ho detto, sì, mi ero mutato, scusatemi. Come ti ho detto, ti faccio l'identify su. Ok, non stanno. Non, vedi che comunque. Allora, Merrick, non stanno scendendo. Stanno scendendo perché iniziano ad aspettare un po'. Allora, se non scendono, no, perché, dopo, okay, vai. Dopo un 6-7 minuti che vedo che. Allora gli dico ad Adric di tenere d'occhio i due e provo a salire io con stealth proprio. Ok, tirami lo stealth, tirami lo stealth. Ok. Allora, cercando di andare dalla via più quello che noterai è che a un certo punto c'è fammi un perception, Bremen, tu. Perché tu sei attivamente alla ricerca. Allora, Bremen, tu te ne accorgi. Kane, tu no, perché sei anche nel mezzo del fare il secondo rituale, quindi sei lì a Wimmawe. Tu vedi Merrick che arriva, però Merrick, tu vedi che c'è Kane che è
porta aperta qua in questa stanza qua, porta aperta, e intravedi che c'è Kane che fa Wimawe. Sta facendo a Wimawe. Oh, mamma. Io ho riconosciuto che... Sì, tu vedi Merrick. Ah, ok. Tu vedi Merrick. E quando arrivo su ovviamente gli spiego tutto quello che abbiamo fatto. E gli dico che abbiamo due ostaggi importanti, però non avrei molte idee di cosa chiedere in questo momento. Anche se le cose da chiedere a Prudence sono tante. Ok, vi dice anche che il fuoco sta iniziando a scemare, la pira. Io a questo punto cerco di... Vi ricordo dove siete, eh? Vi ricordate dove siete? Sì, certo. Farei una cosa, cerco di... tirare l'attenzione semplicemente per far capire che voglio scendere, e scendo. Ok. Scendo e vado da Adric. Dice Adric fa: come sta andando di sopra? Non è che posso fare. No, ok. Ah, scendo anch'io con Bremen, quando scende. Che però non lasciare da solo. Ma non ci sono altre porte per entrare, quindi io... Allora, mettiamola così, io arrivo... Siccome da lì non ci sono altri modi per entrare, io arrivo... Però dal T1, attenzione, dal T1 possono salire le scale e arrivare alla T12. Sì. Sì, infatti io mi metto in cima alla porta delle scale, sopra la T1, quella che dà dentro in quel corridoio che porta al T12, sto lì a far la guardia lì, in modo che ho la visuale praticamente su tutto. Non hai la visuale su sotto, da lì sei, no. Ok. Però vogliono salire, se vogliono salire lì, o si calano dal tetto o arrivano da lì. No, ma se uno mi entra dalla porta sotto, almeno posso avvertire Kane in quel senso, perché se sto nel T13, lo scopriamo quando entro in stanza. Non è divertente. Mi sono accorto adesso, prima di scendere, vedo che c'è una porta, due porte, una a nord e una a sud nel corridoio. Sì. Vuoi controllare cosa c'è? Ascolto rumori, cerco di capire se c'è qualcuno dentro. Perception. Ed ecco dove avevano nascosto il drago. Dubito ci fosse il drago, perché se no mi si illuminerebbe l'armatura. L'armatura, bravo. Ecco dov'è la manticora. Allora, non percepisci i rumori da nessuna. Che carino, pensavo fosse una manticora. Bremen si trova. Dimmi se vuoi provare a entrare o no. Sì, provo ad entrare. Allora. La mia intenzione è su tutte e due, perciò scegli. Ok, allora, quello a nord. Aspetta. Layers. Mask. Questo. Esatto. Allora, qua vedi che ci sono tre scrivanie, una a fianco all'altra. E con le sedie che danno contro il muro. Invece a est, contro la parete, c'è una grossa mappa disegnata a mano con che è incorniciata da vecchie canne da pesca. Ok, una di queste canne da pesca ha l'amo, nella l'esca, diciamo, più che l'amo, l'esca, che ricorda un verde fosforescente, un piccolo flumf. Chi non sa che cos'è un flumf non conosce bene D&D, perché allora... Sì, lo so cos'è un flumf, è quella... E quando vi vogliono prendere per il culo il master, vi manda i flumf. Perché sono innocui. Sono delle specie di...
Le meduse volanti. Meduse volanti carine, pacioccose. Questo è un flunf. Ok. Ok, questo è un flunf. Hanno più o meno questo aspetto qua. Che poi io voglio capire come fai a fare un'esca che assomiglia a un flunf e non assomiglia a una medusa. Devi essere bravo a fare l'esca per farla a flunf e non a medusa, eh. Ma proprio un artista mago devi essere per farle capire che è una o non l'altra. Però... Ma è vera, è viva... No, è un'esca finta. Ok. Vedi scusa, che... Adesso non rivedo di nuovo Michele, però va bene, ok. Vedo no, tutti Michele, stavolta, Michele si vede. Allora... la mappa... E vedi che è focalizzata sull'Ak di Neshir, perché Shire non S-H-I-R, Shire, di Neshir. E all'interno del lago sono tratteggiate delle linee che sembrano demarcare le aree di competenza del lago di Steven, di Caer Dineval e di Caer König. Che vi ricordo, non so se ve la ricordate. Praticamente la strada che unisce praticamente saranno le rotte che c'erano. No. Allora. Qua. La divisione della competenza in mezzo si litigano tantissimo. Vedi che lo capisce al volo Mirko di cosa si tratta. Di gente che litiga e fondamentalmente al volo. Sono le mappe catastali. Sono le mappe catastali del lago. Cioè, qua dove puoi andare a fare legna, se vai a fare legna nel bosco sbagliato, ti meno. L'accetta, non te la ritrovi qui dietro, gente brutta, eh. Sì, fondamentalmente questi vivono solamente di pesca della trota con la testa... Ve l'ho rimesso qua, guardate i Steven, vedete che c'è il Dineshir, il Dago? Sì. È suddiviso fra le zone, quelle di competenza di 1, 2 e 3, in cui Steven ovviamente ha la parte più sud, la parte un po' centro ce l'ha Cardineval e la parte... Ovviamente non sono simmetriche o ben divise per data la disposizione delle tre città, quindi è un po' siccome è roba seria, quando vanno fuori a pesca con le barche sono armati e normalmente fanno le battaglie tipo pirati navali con morti, tipo dentro in uno dei libri c'era scritto che uno dei borgomastri era morto in una delle battute di pesca. Erano battute di pesca un po' pericolose. Tipo fantocci, facci la fiocina. Cioè primo, ehi, sì. cosa hai preso stasera? Cosa hai pescato stasera? Oh, stasera ho pescato uno di Caer Dineval. Bene, ce lo facciamo col purè. Fondamentalmente tu avevi una buona pesca in due modi: o portavi le trote o portavi la barca dell'avversario. In ogni due casi, le due cose era il 50-50. È un mondo difficile questo qua. Felicità sì, momenti e futuro incerto, eh. Comunque, invece, la stanza sotto, che è la... Scusate che tolgo il flunf, è la T10. Questa sembra una piccola corte. Cioè, immagina che c'è uno scranno per giudice. O probabilmente è direttamente il giudice, è direttamente il... Ah, è la T10, io non la vedo. Adesso te la do. È quella a sud dell'alto. Quella a nord di T9. Quella che io credevo fosse questa. Un buco per saltarti di sotto. Questa, la T10. La stanza sotto sembra una piccola corte. Tra l'altro, adoro come l'inglese te lo dicono, è la... Small Claim Court, che è proprio del sistema giuridico americano, è quella per che hanno gli small claim, cioè, che se uno non sa il sistema giuridico americano dice che cazzo è la Small Claim Court, e credo che da noi sarebbe il giudice di pace tradotto credo che sarebbe più come funziona giudice, te,
giudice conciliatore con annesse decisioni abbastanza drastiche, quindi sì, è una cosa simile, ma simile perché non c'è, non è la stessa cosa, non c'è proprio la stessa figura, però sì, comunque ci siamo capiti più o meno, cioè non è proprio semplicemente... è dove vai a fare le cose per metterti d'accordo alla buona senza fare l'intero processo. Che normalmente hanno delle grandi difficoltà a dividere i terreni tra due vicini, però a mettere a morte, cazzo che facile che è. Proprio... Poi adoro queste precisazioni da gioco medievale, pseudo medievale, in cui dice: che cazzo di smell claim vuoi che abbia? Puoi scegliere tra la forca o la forca. Puoi scegliere, poi vedi, questo è un sistema estremamente civile. Cioè ci dice... Salve, abbiamo questa disputa. Bene, non è né tuo né tuo. È mio. Mi scusi. No, non è vero, perché è un... È più... L'agonia è un modello di lapidazione, comunque. Esatto, poi questa apia dice... Salve, questo mio vicino... questo mio vicino mi ha potato l'albero di confine. Morte. Per chi? Entrambi. E i frutti sono miei e le vostre figlie pure. In alcuni casi succedeva così. Sì, esatto, più o meno era così. Nelle corti medievali era così. Cioè, c'è disputa. Boh, è proprio tutto, è tutto mio. Non è vostro. Voi non avete un cazzo di qua, di sta roba qua. Con questa roba qua. Guarda, risolto il problema. E nel dubbio, un fiorino. Cagate pure. No, comunque sono due fiorini. Ah, sì, hai ragione. Sì, comunque dice... dammi il pontiatico, il... Qualunque cosa devi fare era altro che tasse in base al reddito. Il cazzo. Va bene. Tanto ci stiamo tornando al medioevo, quindi da quel punto di vista non vi preoccupate. Allora, io entro, guardo, se vedo qualcosa di molto particolare. Non c'è nulla di particolare. È una... corte, e corte per, intendo dire corte di giudice, intendo dire, dove probabilmente questi qua si siedono, discutono, fanno, espongono le proprie reclami, dispute, e vengono giù lì giudicati. Neanche sulla T11, a parte la mappa, così non ho visto di particolare. No, ci sono queste tre scrivanie, ci sono scartoffie sopra. Allora faccio una cosa, esco. Se vuoi mi fai un investigation rapido, però devi... non riesco, sono in forma di tigre. Appunto, rapido, per vedere che cosa c'è sopra, però te lo dico, se tiri alto vedi qualcosa, se no scartoffie. Ok, aspetta, vabbè, provo, ma investigation dov'è? Guarda, hai fatto uno, scartoffie. Ok, tante allora, scartoffie. Prendo una cosa, vado da Merrick, lo prendo come... Non ti si sente, cioè io te lo dico, secondo me allora, c'hai qualcosa. Vai. Allora, prendo Merrick dai pantaloni con la bocca, ok, e lo tiro verso la T11, e poi faccio io la guardia alla porta. Oh, vabbè. Io sono alla T11, non ho capito perché. Perché così controlli meglio, no? Vedi che col muso ti spinge verso le scrivanie, credo. Comunque. No! Ho tirato un dado che non si è visto. Di intelligenza per vedere se capivo. Ho fatto 20. No! Quindi vedi che ti dice: no! Ha chiaramente bisogno che gli cambi la lettiera. E vabbè, cosa devo fare? Investigate? Investigation, sì. Comunque, seriamente, ho fatto un bel 20 nel cercare di capire. Quindi ci stava. Nulla di interessante. Cioè, sembrano robe di permessi, scartoffie, richieste, robe del genere, carte bollate, cose di questo genere, roba amministrativa, e sai che è perfettamente inutile all'interno di un comune, quelle cose lì. Ecco, allora, però ti spiego una cosa. Mentre sto guardando,
mi prendo e guardo se c'è un incartamento pulito. Con pulito intendo quelle cose, è presente tipo che si vede che c'è scritto sul nome tutto davanti e che ci siano vari documenti dentro abbastanza completi. Mi servirà successivamente, lo prendo dentro e lo metto dentro nella borsa. Ok, ok. Questo mi serve per fare il master ha già capito forgery in arrivo. Allora, mi fate un perception cortesemente tutti quanti. Ah, Kane, tu hai finito di identificare. Te lo do. Okay. Aspetta. Tanto ti dirò anche il coso. Allora, vai nel party sheet per vedere che cos'è. L'ho messo nel party sheet. Ok. Merrick Bremen. Sentite il... probabilmente qualcuno ha aperto il portone da queste parti qua. Scusate. Io subito do dentro... Anche Merrick l'ha sentito? Anche Merrick. Ok. Questo qua. Andrà a avvisare. Ok, quindi noi siamo al primo piano. Allora, io farei la stessa cosa. Allora, beh, io mi guardo verso gli altri. Uno è a forma di pantera e uno Adric è al piano di sotto che sta facendo la guardia. Io mi giro verso di voi e vi dico: come temevo, qualcuno prima o poi sarebbe entrato. Affrontiamo le scale, cosa molto difficile. Oppure facciamo quello che hanno fatto con poca eleganza i due che ho catturato. E vi faccio vedere indico le finestre. Il numero abbiamo sentito al piano di sotto? Dal portone. Al portone. È per quello. L'unico... Allora, spieghiamo... In caso sono due. Puntiamo sulla sincerità e spieghiamo che Prudence stava facendo la furbetta. Sempre ammesso che Prudence sia l'unica responsabile di tutto ciò. Speriamo. Allora, vi chiederei una cosa. Non discutete. Fate, perché non c'è. Sì, non c'è il dico... tempo di fare un piano. Cioè, dice. No, no. Merrick dice. Okay. Facciamo questo o questo. Perché, cioè, quelli lì hanno aperto la porta. Stanno arrivando. Allora, quindi, allora, se volete Merrick, scappare, scappate. Allora, se volete. Allora, solo una cosa. Quanto dista da me Merrick? Cioè, Merrick sarà. Una... Cioè, se parlo a toni bassi, mi sente? Eh? Se parlo a toni bassi. Beh, diciamo che adesso tu sei libero perché hai finito di castare. Quindi dimmi se ti vuoi avvicinare o sono no. Sono vicino. Ah, comunque, vedete che quando vi ho chiesto questa cosa, io sono molto vicino alla finestra. E quindi intuite che la mia idea sarebbe dalla finestra. Però guardo cosa volete far voi, ma mi vedete lanciato verso la finestra. Cioè, mi sto avvicinando. Allora. Guarda, per semplicità, Kane. Tu sei tornato da là, hai dietro il sacchettino della roba, la bacchetta, dimmi tu dove te la sei infilata. Sì, ma l'ho messo tutto nella bag of holding, quindi poi con calma... vedi, io mi avvicino ai miei compagni e dico semplicemente, ragazzi, dimostriamo di essere nel giusto. Abbiamo salvato delle persone che stavano cercando di fare compiere chissà qual tipo di furto. E della roba di Zane nessuno sa niente. Però mi giro verso di te e ti dico, però così non possiamo interrogarli. Li interrogheranno gli altri. Lo chiederemo come ricompensa per aver aiutato la Ten Town. Guardo cosa dice anche Bremen. Sentite una canzoncina provenire dal piano di sotto che fa più o meno: Believe that Moradin comes. I tell you that Moradin comes. With a forge wielding power of the ancient dwarves art.
believe that Moradin comes. Questa cosa a me dovrebbe dire qualcosa? No, è Adric che sta canticchiando di sotto. Perché mi piace che voi state facendo i discorsi, dice: mi raccomando, ci facci la vedetta. Sì, no, infatti è quello che purtroppo... Allora, guardo Kane e gli dico... Voi... Vi dico, e vedete che io vado... Io vado tra il T10 e il T11 e vado verso la porta e guardo fuori sull'open T1 below e dimmi cosa vedo. Allora, in realtà vedi che stanno entrando un... dimmi se vuoi entrare di soppiatto. Se vuoi entrare di soppiatto, mi tiri uno stealth. Dalla porta, mi tiri uno stealth. Se vuoi entrare, manifestarti. Vado di soppiatto fin lì per vedere chi c'è. E poi probabilmente mi rivelerò. Ok, dopo lo vediamo se ti riveli o non riveli. Allora, vedi che Imdra. Dannet e intravedi quattro guardie almeno all'ingresso. Imdred e Dannet, il capitano delle guardie, la capitana delle guardie, la mezzelfa capitana e il portavoce della città, il sindaco. Ok, non sembra, non danno reazione di averti notato. Una cosa. E vedi che stanno andando. Sentite? Di qua. Sì, sì. Stanno andando. Ecco, le porte le avete chiuse. T10, T11, T13. No, io non ho chiuso niente. Beh, comunque si sente, no, la canzone. Vedi che stanno andando di là. Dopodiché. Dove va la canzone? Dopo un po' senti che fanno. Ma. Chi c'è? E vedi. Perfetto. Frac, gli allora, altri che guardie che si mettono in posizione di... Nel momento stesso in cui fanno questo, io scendo le scale, da solo non aspetto gli altri, scendo le scale, ma proprio tranquillissimo, e vado verso di loro, ma come se fossimo lungo la strada. Non so se mi vedono o no. La prima roba che fanno ovviamente è: alto là, chi va là? E li guardo, ma sempre continuando a camminare. E gli faccio buonasera a tutti voi. E con molta nonchalance faccio come se fossi proprio lì tranquillo e vado verso la porta passando lì vicino. Guardo se fanno qualche reazione. Vicino alla porta quale? E dove sta per andare dentro nella... No, vedi che si fermano le guardie, si frappongono. Questo è per capirci, vi ho messo il... Questo è il portavoce, lui è il portavoce. Sì. Vado verso il T2, no? Scendo dalle scale andando verso il T2. Sì, mi bloccheranno, sì. Presumo. Ti bloccano, infatti si mettono lì davanti. Ehi tu, chi sei? Fermati! Allora, mi fermo e le guardo come un po' sorpreso. Vedi che si mettono, anche il capitano delle guardie si mette a protezione del portavoce. Lui per ora non è particolarmente allarmato, ma le guardie si mettono... Io non sono armato allo stop. No, ok, si mettono lì. Lo guardo molto sorpreso, come sorpreso, e gli faccio... Beh, mi chiamo Merrick, mano veloce, e faccio un inchino. E guardo le guardie che si sono messe in posizione e dico... non c'è più da essere sull'attenti. Il nemico è stato... l'abbiamo sconfitto. E li guardo con uno sguardo molto... Sai, quello sguardo accigliato, e gli dico: ma voi li avevate visti, vero? Io nel frattempo, che il master, capitano... voglio chiudere la porta del T13. Ok. Eccetera, eccetera. Io come tigre posso saltare giù dalla guardia e dopo io salto. Non devi ondeggiare la testa. Posso saltare giù dalla finestra come tigre e rischio di farmi male, o è un salto che posso fare? Puoi farlo, no, non ci sarebbe problemi a farlo come tigre, no. Però fammi un perception.
fuori dalla finestra. Non sarebbe... Non è vuoto. Cioè, le strade in questo momento non sono più vuote. Nel senso che probabilmente è chiusa la pira e la gente sta iniziando, sta in questo momento, sta andando, tornando a casa. Quindi qualcuno per strada che si sposta c'è. Cioè, vedi gente incappucciata che si sta allontanando. Aspetto. Da qua, ecco, fai conto, passa a fianco del, del municipio. Passa a fianco del municipio. Sto vicino a Kirin. Ok. Siedo là e lo guardo. Ok, tu richiudi la, la porta, giusto? Yes. Kirin. Ok. Tutto quello che abbiamo aperto, cerco di chiuderlo. Sono ancora in tempo a dirti che prima di iniziare a parlare, mentre scendevo quelle scale, ho canticchiato un qualcosa lanciandomi un'ispirazione bardica. Puoi farlo, puoi far, va bene, dai, va bene, ci sta. Ok, tu te la sei, l'ho usata comunque. Sei usato un'ispirazione bardica. Sì, vedi... Per quello che devo fare rischio. Ok, 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 dice. Ma quali nemici? Spiegatevi. Li chi altri c'è? Li guardo, vedi, li dico. Perché vedi, beh, che fanno, citano al, al rumore, ormai è diventato un... Sì, e gli dico il mio... Beh, l'avete sicuramente sentito, il mio collega canterino. Mi metto a ridere. Non credo che sia... che sia molto poco appariscente. È un nano e canta come tutti i nani. Rido. Ma venite, venite. E gli faccio segno di... Guardo di non passarli troppo vicino. Gli faccio venite, venite. E anche perché mi... Proprio come se fossi molto indaffarato, gli dico. Anche perché li avevamo appena legati. E credo che sarete anche voi curiosi di fare delle domande. Siamo estremamente curiosi. Vedete che vedete che a questo punto prende voce Dannet. Dice: mi lascia entrare nel T2? No, al momento no. Però vedi che ti fa Indra. Abbi pazienza. Sentiamo cosa ha da dire. E mi fai un persuasion cortesemente. Già te lo dico che è per capire che cosa. Come la va. Come la va. Dimmi se è un buon risultato. Medio, medio. E allora me lo sputtano adesso di 8. Ok, vai. Ma che cazzo? Oh, Cioè, vai, uno. Dice: ma signore, tutt'oggi c'è una cosa che non ci torna. Dice: sì, hai assolutamente ragione. Oggi non è una giornata normale, come non è normale l'esecuzione che abbiamo appena portato a termine. Ma qualunque cosa avessero intenzione, eventualmente, qualunque cosa ci fosse per interrompere l'esecuzione, direi che come minimo sono in ritardo. Vedi che Indra lo guarda e fa: signore, ha ragione. Mezz'uomo, facci vedere dove... accompagnate il mezz'uomo, vedete dove ci vuol guidare. E gli faccio segno di seguirmi. Mm-hmm. Entro nel T2, poi però mi fermo e mi giro verso di loro e gli dico proprio teatralmente: ma è prevista, vero, la ricompensa? Vedi che io sto cercando in tutti i modi di far cadere qualsiasi dubbio su di noi, nel senso che noi dobbiamo far... Io voglio farci passare per avventurieri. Tra l'altro, tu sei uno schifo, cioè, nel senso, al di là del generico, ma intendevo dire, sei ridotto male, cioè tu, sì. Cioè tu sei una maschera, cioè, tipo ti guardano e tipo... No, però sono molto dignitoso. Occhio. Ovviamente dignitoso nei modi, però sei sporco, sangue addosso, per probabilmente il tuo,
Ferite non ne ho tante. Come no? Sei a 5 di 31. Ti avevano portato. No, sì. No, sono salito. Ho 10 ferite su 38. No, ma non abbiamo ancora fatto il 5. Non hai ancora fatto il livello, però. No, ma io qui ho scritto HP 10 subiti, massimi 38. Perché ti è salito il massimale? No, no, no. Io ho qua l'aggiornamento dell'altro, scusami. Eria. Non so, io non ho toccato niente, io ho letto qua. Vabbè, comunque eri andato a zero. Sì, è vero, eri andato a zero e sei ritornato su, quindi comunque non è che il sangue è sparito al momento dal... No, no, il sangue no, nel senso, ma io non è che sto zoppicando. No, non sei in pericolo di morte, no, però no, si vede che non sei passato, come posso dire, infatti adesso te l'ho aggiornati i punti ferita, dovevo aprire il combat tracker. Però si vede che non sei passato attraverso una gita in montagna, ecco. Ho un portamento nobiliare, sono sì. Sporco di sangue fino alle punte dei capelli. No, no, infatti non è che ti ho fatto tirare quello con discrezione da un'esplosione. comunque io nel frattempo ho sistemato un pezzo di manica perché il resto non c'è. Questa è una cosa che voglio fare. Meanwhile, Medic sta parlando con Imdra, eccetera, eccetera. Voglio invitare Bremen. Se non mi capisce quelle parole, perché magari parla tigre, cioè glielo mimo anche. Torna umano. E mentre glielo sto mimando, io, Evelyn. Ok. Così se devo scendere, sono la aspetta, cugina. Aspetta. Tu lo sai benissimo, vero? Che se fai così. E tu diventi Evelyn, è il segnale per diventare ragno, vero questa cosa qua? Perché tutte le volte... No, guardi, Bremen, capisci a me! No, ah, e lui fa... Bremen devi essere solo Bremen! Bremen, Beh, ti capisce, ti capisce, Bremen? Ah, perfetto. Non è che in forma animale... No, Bremen ti capisce in forma animale. Sei tu che non capisci. Miau, okay. Miau, micio, micio. Torna normale. Io divento Evelyn. Così la cugina del portavoce di Bryn Shander potrebbe dire la sua in questo caso. Ok, torno umano. Ok. Io lentamente vado giù. Cioè, vado verso Merry. No, aspetta. Quando mi trasformo in mano, c'hai la roba. Allora, io te lo dico, Miche. Bisogna capirla che cos'è, perché se hai cambiato anche cuffie, c'hai qualcosa da vedere sui settaggi, perché... Volevo ricordare che... Vogliamo ricordare a tutti che Michele è un informatico? Vabbè, ma guarda che... Ti lo dico che è più robe da tecnici del suono, ste robe qua. Ogni tot... Così magari molto più... Mi senti meglio? No, è che prima ti sentivamo da Dio. Adesso ti sentiamo un po' ovattato, non so perché, o almeno se sono solo io. Non ho cambiato... Adesso ho portato giù il livello di sensibilità. Credo che accenda prima l'audio. Non lo so. Queste robe qua ti dirò. Guarda che queste robe. Te lo dico perché ci ho bazzicato su queste robe qua. È da bestemmioni. Queste robe qua. Cioè, cercare di far funzionare l'audio è una roba. Non è una roba scientifica. È una roba da simsalabim. Far funzionare l'audio. Perché. Bisogna vedere se la cuffia, il connettore, i driver audio o Discord. Io punto su Discord. Le ho collegate prima di iniziare la serata perché sono nuove. Lo so, però io proverei. Io infatti punto su Discord su questa roba qua. Per cui dovrei. Guardate. Ti direi sulle opzioni. Vai a vedere se giochi sul. Togli, metti le robe di... Guardate, io non sono un tecnico, ma secondo me potrebbe influire lo sfondo ghetto che ha alle spalle. No, mi stupirebbe tanto se fosse quello, perché... Io mi sto aspettando che a un certo punto passi un ma niente, devi andare, vai sulle opzioni di audio, qualunque cosa che hai, alzalo al massimo il volume del microfono. Se hai la roba del volume al microfono di... Però ti assicuro... Oppure passa, fra un po' passerà un noto cantante americano con i Rasta, per non dire il nome per questione di censura... Aspetta, qua l'americano con i Rasta, aspetta. Na 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 na.
No, non l'ho colta, cazzo. Sei un porca puttana. Non ha sempre i rasta. Ma che è Snoop Dogg? Bravo, smoke qui every day. Fermo, passa lui o il suo Snoop cartonato? Arriva un tossico con il cartonato. No, però io sono abituato più a cantare. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Tarararara. O quando fa l'happy dance con i due sacchettoni di cose illegali. Dici? No, sei uguale a prima. Sei uguale a prima. Ma ti dico, non è lo sfondo. Tu ascolta un coglione. È Discord che ha qualche opzione di accelerazione o di filtro che ti rompe il cazzo. Per cui riconosce la tua voce come rumore insopportabile e quindi lo filtra e lo abbassa. Siccome non hai casino dietro in casa a quest'ora probabilmente, togli i filtri. Vai nelle opzioni di Discord e metti il... togli quelle riduzioni al rumore o quelle cose simili lì. Non che non ti sia, non posso un pochino correggerlo, però se parli tu devo alzare il volume, se parlano gli altri... Adesso ho tolto quasi tutto. E ti si sente meglio. Però ho praticamente tolto tutti i filtri, togli il rumore perché intanto c'è un silenzio. Ti si sente meglio? Almeno, non so, io parlo per me, però ditemi anche voi. Perché se prima era più ovattato. Vabbè, quanto sei deficiente, Mirko. Non voglio guardare che cosa ci ha girato, perché ho sentito il bliblim Mirko l'ultima volta, però l'ultimo messaggio sono stati i suoi doppi calzini, che erano una cosa inguardabile. Anzi, ma sappiate... Ma cosa vuol dire che è scalato? Oddio, sto male. Mirko, sono tentato di metterti il fermo immagine invece di John Travolta. Metto la tua foto dei doppi calzini. Guarda cosa ho mandato. Oddio, e dimmi se non ti viene voglia di comprarlo. Ma cos'è? È un cartonato. Sì. Sono 16,97 più 6,95 di spedizione. Oddio. Ci ha mandato il cartonato di Snoop Dogg. Mi piacerebbe, però vorrei. Io lo prenderei se ci fosse quello con il doppio, doppio sacchetto. Quando mancherà Bremen, ci metteremo il cartonato di Snoop Dogg e ricorderemo di questo gioco. It's a motherfucking double G. Snoop Dogg. Beh, lo potremmo mettere a Merrick, visto che sta tentando la sua webcam. No, infatti, però Merrick per punizione mettevo i doppi calzini, in realtà, ve l'ho detto. Icewind Dale con Snoop Dogg. Ok, dici, scusatemi, mi sono perso dove... Fermo Kane e gli dico... No. O quando deve parlare non si sente più. Quando facciamo i test... Sente? Ah, vai, sì. Ok, gli chiedo che tipo di ruolo devo tenere. Amico? Non ho la più pallida idea di quello che stia facendo Merrick giù, quindi nel qual caso... Collega. Improvviso. E collega, un... Portavoce. Sì, un mercenario. No, tu sei un... Visto che io sono la cugina di Brinshander, tu sei un addetto alla sicurezza. Alla sicurezza, esatto. Ok. Basta, mi meriterei la terza ispirazione, perché questa è la terza matrichella che mi ricordo la puttanata che ho detto tre sessioni quello fa. Sì. Allora, quando entrate c'è, con tuo sommo orrore, Merrick, perché è ovviamente come fai a giocare d'astuzia quando hai Adric in gruppo, perché tu vedi che c'è Adric che, mentre tu gli hai dato questa roba qua, ha fatto un cumulo con Prudence e l'altro, ci si è seduto sopra e adesso si è acceso una pifa e fa... Però io, quando mi sono girato, gli ho chiesto della ricompensa. Cosa mi hanno detto? Ti guardavano dubbiosi, tipo, di che cosa stai parlando? E allora, beh, comunque ricomincia, arrivano lì e fa: oh, era ora che arrivassi, Merrick. Oh, buongiorno. Buonasera. Io entro e subito gli dico: Adric, ho portato le guardie così possono aiutarci. E lo guardo con due occhi spiritati. Ovviamente gli altri non mi vedono perché
come per dire, reggimi il gioco. Ah, sì, 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 sì. Abbiamo beccato questi loschi figuri che stavano cercando di organizzare un furto, credo, della statua. Mi giro, appena dice questo, mi giro con un sorriso tipo a 60 denti e mi giro verso il... verso Dunnet. Tra l'altro te lo dico, non ha capito un cazzo del tuo gioco, cioè... sta dicendo... Cioè proprio diceva... Ah, sì, 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 sì. Abbiamo fermato... Comunque, sta bene quello e vedi, che... E vedi che batte il culo a Prudence lì sotto. Ma li abbiamo fermati. Mi giro con un sorriso a 60 denti e dico a Dunnet... Come vede... Come vede, Mastro Borgomastro, abbiamo catturato i due ladri. E poi due? Mi giro verso gli altri cadaveri e dico... Ah, due catturati, bravo, bravo, sì. Merrick, due catturati, gli altri hanno... E dico, gli altri hanno avuto una sorte più crudele. A quanto pare puntavano... Ma che crudele, presumi... cioè è giustizia questa cosa qua, cioè se uno ci attacca... Chi è che sta dicendo questo? Adric. Complicando la vita. Dice, che cazzo stai dicendo, Merrick, se lo sono meritato, ci hanno attaccato, noi volevamo un attimino impedirgli questo cazzo di furto che volevano fare loro, e tu mi dici che è colpa loro se gli abbiamo schiantato la faccia perché cercavano di pugnalarci alle spalle, che ci riprovino. No, infatti, ma mi sta benissimo quello che dice. E quindi, sempre guardando verso Dunnet, e gli dico... quindi, ci stavamo giusto chiedendo che sorte dare ai due superstiti. A questo punto, credo che la vostra signoria sia la persona più indicata per il restante adempimento. Vedete che innanzitutto c'è il portavoce Dunnet che fa Prudence. Volete spiegarmi un attimino che cosa è successo meglio qua dentro? Allora, lo guardo e gli dico... avevamo avuto modo di parlare con la signorina legata sotto e ci sembrava sospetta. Abbiamo provato a seguirla e l'abbiamo vista entrare nel palazzo. Abbiamo pensato che avesse qualche scopo illecito. E infatti appena entrati ci hanno aggredito. Perché dice, perché dovrebbe dovuto avere un qualcosa di illecito se è la segretaria? È vero che manca da metà mattina? Lo guardo con uno sguardo malizioso e dico, secondo me è sempre misterioso e illecito lo scopo di qualcuno che cerca di entrare in una casa continuando a girarsi per guardare di non essere visto. Tu fammi un deception, perché stai raccontando mezze palle. Questo non è persuasion, questo è deception. Lo so. Vedi che infatti c'è Adric che ti inizia a guardare. Ok, però sei dannatamente bravo in deception, quindi... No, ho un più 7, esatto. È per quello che posso permettermi di raccontare puttanate. Io non c'ho più 7, quanto c'ho io? È un bardo, che cazzo vuoi che abbia? Carisma. Persuasion e deception io ho più 7. Esatto. Più 5. Vabbè, comunque non è che fai schifo, l'altro è un bardo, quindi... Ci sono quattro cose che so fare bene. I bonghi. Persuasion, stealth e slate of hand. Il resto... E allora il quinto, i bonghi, erano l'ultima. I bonghi. Alle 4 del mattino sotto casa tua. Dice, come fa? Posso intromettermi nella discussione, magari. Va bene, ok. Diciamo che scendete e si girano verso. Loro non hanno visto che so. Voi non hanno visto, sentito che? No, loro non hanno visto che noi siamo scesi. Dipende, c'è Kane che mi sta dichiarando una roba. Se dice se Kane piglia esce no, e si presenta. In T6. Sì, 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 ho capito, ma Kane mi ha appena detto adesso che voleva
partecipare alla conversazione. Voleva partecipare, sì, quindi si palesa. Quindi dimmi tu, se tu invece vuoi restare in disparte... Ma io gli sono dietro, però quello che intende è che loro non ci hanno visto scendere dalle scale. No, non vi hanno visto scendere dalle scale. Da quel che sai, no, perché erano già dentro. Ecco, sì. Perché allora, le guardie invece due che erano all'ingresso si sono accodate alla truppa, cioè, quindi... alla truppa, esatto. Allora se io arrivo dal gruppo, guardo Merrick che non so cosa si è detto, però è lì, quindi si è già palesato anche lui, e faccio comandante Imdra. Questa è una delle facce che avrei voluto o forse non avrei voluto rivedere stasera. Ed ecco qua una delle cose strane di oggi. Comandante Imdra, credo... Com'è andata l'esecuzione? Immagino tutto bene, no? L'esecuzione benissimo. Perché ci hai... È con voi? Mentre te lo chiede a Merry e Adric. C'è Adric che sta per aprire bocca, quindi vai al veloce. Sì, no, ma io ti dico, mentre lei parla, è perché non potevo bloccarlo, io mi sono tirato un'ispirazione bardica. Ok. Perché qua finisce. E cos'è che mi ha chiesto? È con voi? Io posso guardare prima di rispondere proprio un istante la faccia di Kane per capire se devo dir sì o no. Fai un insight. Sì. Sto facendo tipo così. Secondo te sì. Cioè, secondo te ti sta dicendo... E lo guardo e li faccio... Certamente. Come, scusa? Come che fa? Ok. Ah, aspetta, gli dico certamente... Gli faccio, sono molto abile, ma lo capisce anche lei che da solo non sarei riuscito ad uccidere tutti questi assassini. Ok. Allora. Però non saprei come giustificarti, Kane, te lo dico. No, vai tranquillo. Allora, vedete che c'è Imdra che a questo punto interviene. Ok. Fermi tutti. Sedetevi. Procediamo per gradi. Certo. Dov'è Ulrich? La guardia che era a distanza qua. Non abbiamo la più pallida idea. Io che quando chiede questo, io gli faccio vedere l'entrata lì del T6, che deve essere ancora... è chiusa però. Gli faccio... Abbiamo seguito il gruppo che entrava dalla porta lì e gli faccio vedere da quella. E io infatti... Il T6 non lo vedo io. Io mi avvicino e gliela apro e gli faccio vedere che era aperta. Il gruppo, che gruppo? Perché vi siete... Perché avete sentito l'esigenza di entrare qui dentro, visto che Prudence è collaboratrice del... Vedi che mi giro, perché avevo aperto la porta, la richiudo perché fa freddo, mi giro con uno sguardo sorridente e dico, ma per la ricompensa ovviamente. E mi avvicino sempre con un passo calmo ma molto sicuro, gli dico, beh, come vede siamo avventurieri e avvicino... Quando dice avventurieri cerco di tappargli la bocca a Merrick. Gli faccio, però avevo la mano verso il naso, faccio i soldi, le occasioni di guadagno le sentiamo subito, anche perché di qualcosa bisogna vivere. Quello che sta cercando di dire il mio amico Merrick, che è il comandante Imdra, è che purtroppo sono stata costretta a misure un pochettino drastiche, perché vedi, non so, il Dennett lo riconosco, il portavoce, giusto? Sì. Vede, portavoce Dennett, oggi questa mattina mi sono presentata da sola. E ho avuto il piacere di parlare con il comandante Imdra. Io mi presento, sono la cugina del portavoce di Brynshander.
E avevo palesato, forse probabilmente come da Dibda, gli avevo detto che sono qua in veste da Letten Town a controllare le sicurezze del municipio. Sono stata gentilmente scortata via questa mattina perché avevate la vostra esecuzione, non potevamo accedere alle celle perché c'era il condannato, eccetera, eccetera. Questo ovviamente il suo lavoro, la comandante Imdra l'ha fatto in maniera eccezionale, non posso dire nulla di questo. Ciò nonostante, avevo palesato che potevano esserci dei problemi al municipio sulla, riguardante la sicurezza, e sono nonostante ciò scortata via. Dico, fammi un deception, mentendo? Innanzitutto fammi un deception cortesemente. Questa è la verità, cioè quello che è successo. Sì, la sì, mattina. Sì, sì. Strano che Adric è ancora in silenzio. Perché il master è buono. Hai fatto una cacata di tiro, se vuoi usare un inspiration, dici. Userò un inspiration per forza, se hai fatto una cacata di tiro. A un certo punto gli dico una cosa. Ma a parte, noi siamo nella T6, giusto adesso? No, sì, nella T6, sì. Perfetto. Gli dico, ma tutto sto casino e nessuno sta guardando per terra tra frecce? No, lo stanno guardando. No, lo stanno guardando questo. Ah, infatti più di una volta gli ho detto che due vivi e il resto cadaveri. Ok, e non so se vi rendete conto. Una cosa off game, Indra non sarà vestita come vestita di solito, se stava facendo un'incursione. No, infatti no. No, non Indra, Prudence. Prudence, gli dico, no. Aprite gli occhi, gli faccio, guardate come è vestita. Secondo voi, fate un attimo, pugnali, cadaveri, vestiti da ladri, e dopo ci chiedete come mai siamo entrati? Quando vedete che c'è il Prudence che era ridotta vestita così. E qui però, qui vado davanti a Bremen, perché io sfrutto quello che stai dicendo, Bremen, per cercare sempre di dare calma, e dico, ma non ci sta, il borgomastro non sta facendo le domande giuste. Mi giro sempre verso il borgomastro e gli dico, mastro borgomastro, mi rendo conto che lei deve avere un quadro d'insieme, e quindi ogni sua domanda sarà nostro piacere darle risposte per quello che sappiamo. Okay. Anche noi siamo curiosi di interrogare, mi giro verso questi due, anche perché si sono rivelati piuttosto più pericolosi del dovuto, e li faccio vedere come sono vestito. Io ho quasi rischiato la morte. Intanto vedete che c'è il capitano Imdra che dà il cenno a due guardie, e queste qua iniziano, uno da una parte e uno, cioè uno va, uno fa, inizia a fare il giro per andare di sopra, e uno fa il giro per andare di sotto. Cioè, uno si infila. Quello che va su di sopra, gli dico. Qua. Di sopra. E uno va su di là, A quello che va su, sempre per reggere un po' a tutto, gli dico. Abbiamo già guardato tutti i piani sopra, ma è tutto libero. Andate tranquilli. Vedi che il capitano invece di squadra. Loro fanno accenno. E io e glielo faccio come. È presente come il bambino che ha fatto i compiti? Perché io sto cercando di passare per come perfetti. Noi siamo gli avventurieri perfetti. Abbiamo fatto tutto e quindi meritiamo la ricompensa. Perché se no ci ammazzano tutti. Allora. Avrei uno, signorina. Mi dica. Le gradiremmo se smettesse di raccontarci puttanate, perché in questo caso qua conosco personalmente il portavoce e le sue. E la sua famiglia, quindi non credo assolutamente che lei sia una cugina. Ah, lei. In tutto questo. E se proprio volete essere, vogliamo dirla tutta, lei è uno dei motivi. Lei
e l'assenza di Prudence è uno dei motivi principali del per cui abbiamo deciso, senza avvisare nessuno, di anticipare l'esecuzione. E in questo mi sento di dire che non abbiamo sbagliato, a prescindere, perché probabilmente in ogni caso ha scombinato dei piani a qualcuno. Detto questo, vi chiederemo di attendere un attimino, che controlliamo che cosa è successo e ci raccontate un po' meglio come, e controlliamo quella che è la vostra storia. Vedete, assolutamente, gli dico. Intanto ne approfitto per riposarmi un attimo, perché sono un po' intanto, stanco. Intanto si alza anche Adric, dice. E io invece mi siedo. Vede che Adric fa: "Boh, questa non ve lo dico, non me l'aspettavo. Sembra tranquilla e tranquilla, ma tira certi colpi che fanno mica bene, eh. Fate attenzione, eh. Poi al mio amico lì, se non fosse per Moradin e per il nostro amico Bremen, sarei già dovuto attrezzare per scrivergli un epitaffio, e al momento lo conosco o troppo bene o troppo poco per poter scrivere parole che non fossero denigratorie. Ma la redenzione è sempre alla portata di tutti. Giusto, Merrick?" Gli faccio uno sguardo, non so cosa replicare. Dice. Dice. Faccio quei sorrisi di circostanza. Ne ho fatti tanti nella vita, ne faccio uno in più. Esatto. Allora, vedete, dopo un po', ovviamente, invece, vedete che arrivano dal piano di sotto con una guardia. Cos'è che vi ha detto Kane, portavoce di? La cugina del portavoce di Brynshander. Vedete che salgono dal piano di sotto con una delle guardie, che sembra che fosse stata chiusa nei sotterranei, il nostro buon Ulrich. E vedete potrebbe che dire una versione diversa dalla nostra. Bene, ok. Vedete che fa confabula un po', guardano in giro, indica qualcuno, eccetera eccetera. Se volete tiratemi un insight, se volete. Sì. Se volete capire più o meno che cose, di che cosa stanno discutendo, eccetera eccetera. Dimmi se è basso, perché io no, ancora buono. Boh, allora non lo tiro. Ti sembra che ha avuto uno sguardo, te lo dico, anche tu, Bremen, sì. Sembra che abbia riconosciuto un paio di quelli morti. Allora, torna giù anche l'altra guardia, quella che è andata al piano di sopra, confabulano e quant'altro. Controllano Prudence e gli altri. Dopodiché vi chiamano, vi fanno andare qua, invece. Vi fanno accomodare qua. Con bellissimo che nella mappa c'è segnato un bel S che io avevo dato per scontato che fosse una porta normale e quindi ve l'avevo già rivelata. Quindi non c'è una porta segreta, c'è una porta. Sì, infatti io non ti ho detto niente per questo, però... Ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. Tanto era pressoché inutile come porta. Allora, che è l'ufficio, questo qua, il T3, è l'ufficio proprio del portavoce. E vi dicono... c'è il portavoce, torna in... Simdra... riferisce un attimino e fa. Si ferma lì anche Indra e vi fa: "Molto bene. Diciamo che non sembra
che siate dei farabutti. Siamo detto questo, l'avete sentito? No, non ho capito, non siete, no. Siamo dei farabelli. Perché non si blocca il microfono nei momenti giusti? Me lo chiedo sempre. Vedete, allora, detto questo, gradiremmo un attimino, visto che la situazione è confusa e visto che non sembra che siate stati voi a causare i danni maggiori, che foste un pochino più franchi con noi. Perché? Se è vero quello che dici tu, mezz'uomo, che avete visto queste persone qua che entravano e vi siete e avete voluto entrare per buon dovere da avventurieri in sperando in una ricompensa. Che cos'era lo show di stamattina? E vedi che fissa te, che in che cos'era lo show di stamattina? Perché stamattina voi non sapevate nulla di queste persone che stavano arrivando. O no? A che io squadro, cioè cerco di con la coda dell'occhio di guardare Merrick come per dirgli. Ti ricordo che in. Ah no, non hai ancora fatto l'attunement. Non hai la telepatia ancora. Sì. No. Non hai ancora fatto l'attunement. Quello sì. No, cioè con lo sguardo cerco di capire di dire come fargli capire che diciamo la verità o non diciamo la verità, nel senso. È che io, non essendoci stato nelle altre sessioni, non sapevo quanto bordello avevi fatto, per quello. Allora, te lo riassumo in maniera molto, molto, molto rapida. Mi ero presentata come cugina della portavoce di Bryn Shander, dicendo che eravamo in giro per le Ten Town per questioni di sicurezza e volevamo controllare il municipio, specialmente le celle, perché noi dovevamo arrivare alle celle che c'era Zan. Il nostro obiettivo era riuscire a parlare con Zan. Ce l'hanno proibito, mi hanno cacciato. Io mi davo molto probabilmente già da stamattina avevo capito che stavo dicendo una marea di puttanate e ci hanno cacciato. Questo è il sunto di quello che è successo. Fatemi un tiro di intelligenza. Intelligenza pura? Intelligenza pura. Con vantaggio? Normale. Ci ho provato. Allora, Bremen no, Merrick no, ma Kane sì. Kane, la tua idea che stanno facendo è che loro stanno facendo anche il 2 più 2, cioè un conto è te la racconto, un conto è te la racconto ma non ha senso quello che mi hai raccontato rispetto a quello che mi ha raccontato quell'altro, perché lì non ci sono tiri di deception, lì sei mona se, ci cioè, se non te ne accorgi, cioè se uno mi racconta io non è la prima volta che vi vedo e l'altro mi dice salve è un sacco di tempo che non ci si vede, io anche se tutti e due azzeccano e fanno 30 di deception, sei mona se credi a tutte e due. Cioè, è evidente che uno dei due t'ha detto una puttanata, Cioè, ve lo dico da master, non è solo il dado, che conta questa roba qua. Se io mi dico, salve, prima volta che ti vedo, e l'altro mi dice, salve, un sacco che non ci vediamo, e tutti e due azzeccano i tiri della Madonna, comunque state, cioè, se uno raccoglie, raccoglie A e B e non è scemo, non sa dire chi... Non lo sa, ma che qualcosa puzzi c'è, ok? Cioè... No, aspetta, fermo che mi sono perso, perché lui è ok. Allora, ma io... il punto è che è questo. Allora, faccio giusto per dire. Tu gli hai raccontato che siete entrati lì prima volta, avete visto questi qua che entravano, roba, e vi siete infiltrati perché siamo bravi avventurieri, ricompensa. No, gli avevo già detto che noi eravamo dubbiosi su Prudence, gliel'ho detto, Sì, ma da quello che ha capito era perché l'avete seguita oggi, cioè la roba, questa cosa qua. Stamattina, però, cioè lui non c'è la cosa del... Stamattina, lui però, Kane,
è entrato e ha fatto quel che ha fatto, parlando, chiedendo del prigioniero e quant'altro. Kane è insieme a voi, delle due l'una, cioè non è che è estemporaneo a quello che è successo, ok? Cioè, loro vedono un collegamento tra uno, un collegamento, oppure... Sì, avevamo capito che... È strano che mi vieni qua... Stiamo, cioè, fondamentalmente uno del gruppo è venuto a chiedermi del prigioniero e che voleva parlare col prigioniero. L'altro che mi ha detto, abbiamo incontrato questi loschi figuri che facevano cose losche e da figuri. E quindi siamo intervenuti. Sì, che non è detto che non siano vere, non è detto che possano essere vere entrambe, ma... Sì, loro vedono che noi stiamo sempre, in un modo o nell'altro, stiamo ronzando intorno a questo palazzo. Esatto, no, c'è qualcosa che non mi torna, perché scusami, com'è che casualmente tu trovi qualcuno che non te la racconta e casualmente in mezzo al gruppo c'era qualcuno che stamattina faceva domande sul prigioniero? Beh, ma in realtà... Spiegamela questa... non è detto che... Non è che non sia spiegabile. Al momento è non spiegata questa cosa qua. E l'idea che vi state facendo è che loro stanno facendo il... Anche il 2 più 2, eh. Cioè, non di dire... Non è solo per dire, da metagame non è il tiro del dado e basta. E no, allora no, mi convinci che è notte e il sole e siamo a mezzogiorno. Cioè, però, tu mi puoi fare anche 150 di dado, ma poi alzo lo sguardo e dico, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, non c'è tiro di dado lì sopra. Siccome mi sta guardando, io intercetto il suo sguardo e ti replico, Kane. Proprio per darti la possibilità di rispondere, ti dico, e ti guardo. Su questo puoi rispondere tu, perché siccome non saprei giudicare... Va bene. Quindi Kane, sei libero di dire quello che vuoi, nel senso che lo senti, ti do il permesso, se vuoi dirgli la verità, perché se parlo io non riuscirei a giustificare il perché tu ti sei finto il... Quindi tirerei fuori giocala una cazzata. Giocala gigantesca. Più tu, perché non, effettivamente Merrick poi non c'era le altre sessioni, quindi... Allora... perché... ma non riuscirei a dare una spiegazione... Cioè, corretto, ma non te lo voglio nemmeno mettere come peso, è solo che... No, ha senso. A questo punto... Bremen è con noi in tutto ciò. Sì. Allora, cioè, io ho un più 7, ma... Allora, non ci crederanno mai qualsiasi cosa che mi invento. Allora io mi giro verso Bremen, ma non cerco conforto da te o risposta, ti guardo come per dire ormai abbiamo fatto tanto, facciamo 13 anni, se andiamo, capito? Posso... Vedete che... Racconto proprio... Non abbiamo nulla da nascondere. Ok. Beh, però aspetta... Posso interrompere? Allora, Michele, allora te lo dico, aspetta un attimo Michele, io ho notato che non ti si sente di meno quando le cuffie ti vanno dietro sulla pelata, devi tenerle sulla pelata, in cima alla pelata e tirare sul microfono. Lo scotch. Un po' meglio sì, un pochino meglio. Aspetta, perché siccome Bremen è vicino a Kane, Bremen dovrebbe fare una cosa, vai Bremen. Cioè cosa? No, sai cosa devi fare? Hai Kane davanti. Trasformarsi in ragno. Di solito era quella. Ragione. Sì, bravo. Lo azzanna da umano. Scusa, pensavo di essere ancora tigre. Vabbè, a questo punto io mi giro verso sia Dennett che Imdra e gli faccio. Va bene. Noi siamo un gruppo di avventurieri che ha deciso di unirsi per voler essere, diciamo, d'aiuto a Tentown. Non abbiamo obiettivi ostili, siamo veramente qui in cerca di voler aiutare chi ha bisogno, ok? Stavamo venendo ad Eastheaven quando, con le nostre slitte, quando abbiamo intercettato un serpente alato che andava via dalla vostra città. Un serpente alato che abbiamo già visto in un'altra delle Ten Town e volevamo cercare di capirne quale fosse il nesso.
Siccome l'ultima volta questi serpenti alati li abbiamo avvistati intorno al municipio di Targos, volevamo vedere se questi serpenti alati fossero effettivamente anche avete presenti il qui messaggio. Steven. Vi dite certo. Che è possibile vederlo? Non mi ricordo chi ce l'ha, ma non mi pare che ce l'abbia io, penso. Sì, mi sembra di sì. E gli faccio vedere il messaggio. Vedete che c'è prima Indra che ci dà un'occhiata, spalanca gli occhi, la dà al portavoce. Dieci fottuti anni. Lo sapete che è 10 fottuti anni che quella lì stava con noi? Io non ho la più bella idea di chi fosse Prudence prima di stamattina, quando l'abbiamo vista, quando l'ho vista con il vostro comandante Imdra. Tant'è vero che vi posso anche dire, visto che vogliamo essere sinceri al 100%, non appena sono stato sbattuta fuori dalla vostra comandante, abbiamo, non posso dirvi come perché ognuno ha i propri segreti, abbiamo visto che la signora Prudence ha richiesto di assentarsi per un paio d'ore. E il comandante ha confermato, può confermare, perché stava effettivamente parlando con lei, e Prudence è andata via. Non appena Prudence si è allontanata dal municipio, l'abbiamo seguita e credo che casa sua sia molto movimentata, si è andata a controllare. Vedi che Indra fa, e vedete una delle guardie piglia e si allontana. Io ho cercato di essere buono stamattina, volendo essere disponibile. La Targos. E invece, come mai volevate parlare con l'ex prigioniero? Perché, come le abbiamo detto, siamo qui in veste di aiutanti delle Ten Towns, e siccome Zan è ricercato per diversi motivi, per il motivo per cui è stato anche ammazzato quest'oggi, avevamo intenzione di scoprire se aveva lasciato qualche traccia nei suoi effetti personali, o lui stesso, magari parlando con lui, su qualche lascito, insomma, per verificare che l'opera di Zan non fosse compiuta da qualcun altro. E qui intervengo io e dico: più che la nostra curiosità era sullo scoprire qualcosa sul mago, noi non sappiamo nulla su di lui, e volevamo, prima dell'esecuzione ovviamente, capire il perché fosse così importante per Prudence e per questo gruppo di persone che, e lo guardo per terra, non ci aspettavamo neppure noi fossero così militarmente preparati e pronti a fare un qualche azione delittuosa. Infatti, come vede, non ne siamo usciti, sì, ma non indenni. Ok, sarò diretto e misurate bene la vostra risposta. Avete voi quindi gli averi del mago, che sono andati spariti, sono andati scomparsi? Tiro fuori i due libri e glieli porgo. Il libro incantesimo e il diario. Vedi che Indra ti guarda. Sicuro che sia tutto? Sicura che sia tutto? Sai, quando delle persone entrano nel municipio, quando stai facendo due indagini, non puoi controllare se effettivamente ho preso tutto o meno. Io ti dico quello che avevo. Deception sopra. Ah, perché ti sei tenuto qualcosa? Sì. E uso l'ispirazione nel caso dovesse tirare da in mano. Master, posso fare una cosa? Dimmi. Sto alzando la mano ma non mi vedi. Dimmi. Vorrei fare un'altra ispirazione bardica su Kane, nel dubbio. Ah no, ma non posso farne più di una, vero?
Se ce ne ho caricata. No, posso. Ce ne ho una su di me per 10 minuti. E ne hai un'altra, ne puoi sparare qua. Le puoi sparare. Allora io tutte. Volevo farne una su Kane. Kane hai. Tipo Borbotti qualcosa, ok. Allora la uso subito. Ok. Cioè, guarda, siete neanche sapere il dado. Cos'è è un dado da 8, eh. Un D8. Tanto ve lo dico, in questi tiri, più alto tiri, meglio è in assoluto, quindi. Infatti, è per quello che l'ho fatto. Bene. Non so quanto ho fatto, però. Hai tirato anche il D8? Sì, 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 ho tirato. Ah, tirato. Ok. Molto bene. D8 potevi tenerlo libero, tanto. Allora. La prigioniera rimarrà in nostra custodia, Prudence. La seconda cosa è che il libro degli incantesimi rimane in nostra custodia. Se avete bisogno di consultare il diario, vi lasciamo la possibilità di consultarlo. Sì, 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 vedi che faccio. Più che volentieri. E? Due cose. La città di Steven vuole mostrarsi favorevole nei confronti di chi agisce per la salvaguardia della città. E quindi mille monete d'oro. E in più ho un messaggio per voi. Magari non è per voi, ma mi è giunta notizia. Mi pare che da Bryn Shander, che un gruppo di avventurieri aveva ed erano quattro. E no, c'era un nano. Non ho capito niente. Da un gruppo di a Bryn Shander. Un gruppo di avventurieri. Un gruppo di avventurieri aveva consegnato alle autorità un goblin. Mi giungono notizie che è stato interrogato e che ci sono notizie di dove possa essere il suo nascondiglio e che stanno cercando gli stessi avventurieri perché ci sono novità in merito. Eravamo noi, no? Questi. Sì. Allora io durante la missione quella che avevate recuperato i lingotti, avevate recuperato anche io una... aveva parlato dietro di un goblin che aveva l'accampamento. Un goblin infatti, che l'avete catturato, ma l'avevate consegnato alle autorità. No, infatti volevo chiederti, sta parlando di noi, infatti io gli dico, sì, eravamo noi quel gruppo di avventurieri, quindi il messaggio credo che sia per noi. Molto bene, allora vi suggerirei di andare a Bryn Shander nel caso siate interessati a sapere l'esito dell'interrogatorio o vi interessi altro lavoro. Aspettate che vi aggiungo mille. Intanto voglio chiedere una cosa, chiedo un off game e un on game. In off game ti chiedo il diario, lo possiamo consultare ma se lo tengono loro? Assolutamente sì. Ok, allora in on game chiedo non ho alcun interesse io per Prudence, sinceramente potete fare quello che volete, ma avrei piacere, io e i miei compagni, come immagino anche voi, quindi se volete ci limiteremo solo ad assistere al tutto senza interrompervi, fare due domande alla signorina Prudence. Io avrei vorrei anche Ma Imdra sarà con voi.
Cosa? Imdra sarà con voi. Certo. Sì. Ah, visto che siete state così generosi, con le 1000 monete d'oro, ve ne vogliamo dire un'altra di bella notizia. Brutta notizia che potrebbe diventare bella per voi. C'erano dei Duergar qui a Eastheaven che stavano architettando di rubarvi la statua che avete nell'altra stanza. E dove erano questi Duergar? Vedi, se io oggi mi fossi presentata con tutte queste notizie, mi avreste mandato a molto probabilmente portavoce, con tutto rispetto e con tutta la legittimità, a calci nel culo. Ora capisce perché abbiamo dovuto agire in questi modi. Comunque sia, i Duergar si trovano in un... ce n'è uno ancora tuttora vivo, tra l'altro, che questa volta mi permetto, ma verrà con noi. Mentre parli, comunque, io senti in lontananza che ti correggo ogni frase scurrile trasformandola in un qualcosa di... Tipo, quando hai detto calci nel culo, senti, non saremo stati creduti. E quando ogni volta che cerco di trasformare in italiano, cioè in un qualcosa di più... Un comune forbito. Il Duergar comunque verrà con noi, e ci sono i cadaveri dei suoi amici, se vi interessano, e li tiro fuori anche... la pergamena che parla di Durt, per farle vedere, ci vediamo tipo al traghetto, eccetera eccetera. Due problemi in una sola giornata, d'accordo, ma allora ho una mia riserva sul farlo venire con voi. Vorremmo prima interrogarlo, in ogni caso, anche noi lo interrogherete, ma il Duergar dopo verrà con noi vivo. Sì. Non posso promettervi questa cosa qua del verrà con voi, se non ha nulla di... Infatti, ma qui mi metto in mezzo io e dico, e chiediamo questa cosa per una motivazione. Vede, crediamo di poter utilizzare il Duergar per arrivare a qualcuno di molto più in alto, per una minaccia molto più grave di quella. Senza il Duergar ci sarà impossibile prendere informazioni e anche dare un colpo significativo ai Duergar. Molto bene, anche siamo lei capisce anche è una linea sottile per quella voi... che state percorrendo. Fate attenzione, perché in ogni caso, anche se siete avventurieri, non siete sopra la legge. No, lo so, ma infatti è quello, perché sennò non ce lo lasciano. Voglio fare il mio messaggio è questo. Lasciate che ci interroghiamo, perché se dovesse venire fuori qualcosa che è di pericolo per la città, abbiamo la necessità di... non la necessità, il diritto dovere di saperlo, non nei nostri confronti, ma della cittadinanza tutta. Quindi... E gli faccio... Assolutamente, anche noi vogliamo avere delle idee più chiare. Volevo e voglio essere estremamente... Vogliamo spiegare l'interesse nostro per il Duergar. Molto bene, allora, supponiamo che terrò conto di quello che avete delle vostre richieste, saranno certamente tenute in considerazione. Esempio, se mi viene da dire che se il Duergar non costituisse più interesse da parte nostra, invece di un'esecuzione, per quanto mi riguarda è vostro. Come state dicendo voi. E gli faccio notare una cosa. O di un'incarcerazione, purché... Esecuzione o è purché... mezzo morto. Ok, no, perché esecuzione. Però su queste cose... vi ripeto, non siete al di sopra della legge. No, ma e in questo senso, se viene fuori che il giudizio sia morte per il Duergar, possiamo lasciarlo in affido a voi fin tanto che non debba essere eseguita anche per mano vostra l'esecuzione. Oppure, se deve essere considerato prigioniero, può essere tenuto in custodia da voi, ma non può tornare in libertà. Beh, io lo guardo e gli dico... Dice, vedi... Mi creda. Abbiamo intenzione di usarlo per arrivare a un qualcosa di
più pericoloso del singolo Duergar. Non abbiamo intenzione di tenerlo in vita. Dice, ah, perché lei pensa che noi lasceremo in giro un Duergar? Infatti... Vedete che c'è Adri che dice... No, sul serio. No. La libertà che potrebbe avere sarebbe con entrambe le ginocchia spezzate e buttato in una tana di uno Yeti. Quella sarebbe una libertà che potrei concedergli. Vedete? Ok. Io posso... Vai. Io come richiesta volevo guardare il diario. Ok, allora sì, non voglio farvelo, anche perché non l'ho preparato, no, però, parola per parola, però volevo... Io ti dico, voglio fare una domanda al portavoce. Ok, vai. Io chiedo, posso fare una domanda? Mi è giunta voce che state cercando degli avventurieri... Ma lui, chi è il capo delle guardie? Indra. Allora niente, non a lui. Mi avvicino ad Indra. Mm. E gli chiedo... Mi è giunta voce che state cercando degli avventurieri. Avete qualche cosa in particolare? Avete... No, aspetta, lei non mi sembrava che avesse fatto la richiesta di avventurieri, Indra. Mm-hmm. Non era Indra, Sì. Sto pensando alle quest che poteva... Aspetta. Come faccio a mandarti un messaggio a te? Barra V... Non mi ricordo se è GM. Barra V. Spazio GM. Spazio sì. Messaggio. Ok, funziona. Allora, intanto che lui mi scrive, in ogni caso, perché ve lo faccio tanto indifferente a livello temporale, quello che troverete nel messaggino. Questo è quello che ho io. Ah, ok, 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 sì, ok, scusami. Ok, però è passato quello lì perché dice sì, cercavamo qualche tempo fa degli avventurieri che ci aiutassero a catturare il Mago Zan. Però è già stata risolta. Io ero molto disinvolto nel chiedere. Okay. Ah, capito. Sì, adesso mi ricordo, te l'avevo detto, ma era tempo fa sì, e sì. La quest è stata eseguita da altri. Allora, quello che trovate... due cose ci sono nel... ve le riassumo rapidamente. Questo è nel diario. Nel diario. Innanzitutto vedete, ci sono dei vari riferimenti. Fatemi innanzitutto tutti un history o un arcano. O un arcano o un history? Vediamo sì. Che ce l'ho uguale. No, meglio arcano. Ok. Io ho tirato stealth perché è più alto. Ok. Quindi non è valido il primo, giusto? No. No, era stealth. Era troppo bello. E sappiate chi lo becca? Bremen. Allora, perché vedete che ci sono vari appunti circa città magiche e resti di queste città. E in particolare... identifica un luogo in cui pare caduto un pezzo di questa città e ci sono più o meno le istruzioni per raggiungere questo luogo e c'è un riferimento... cadere un pezzo di città? Ok. In che senso? Pezzo di città. Aspetta un attimo. Bon. La spira di una di queste città è caduta e dice...
dovrò mandarmi a controllare questo luogo. Segnatevelo questa frase così. Dovrò mandarmi a guardare questo luogo. E cos'è che è caduto? Una spira? Una spira. Bremen. Cosa intendi? Bremen, una spira? Benissimo. Di quella spira l'orrendo fuoco. No, è la spira. Allora, dai riferimenti che ti fa, ti vengono alcune robe di racconti del tuo maestro circa antiche civiltà della Costa della Spada, in particolare Netheril, perché era una società, era una magocrazia. Netheril era una magocrazia. È una figata, sono le cose volanti. In particolare, allora, avevano conosciuto un livello di competenze con le scuole, con l'arcano, tali che la dea dell'arcano ha dovuto nerfare la magia perché, cioè, a parte gli scherzi, sembra che stia scherzando, ma è esattamente quello che è successo, avevano... Sì. Cioè, sappiate che al loro livello esisteva oltre il nono livello di magia, oltre il nono. C'erano quelli di decimo, undicesimo, dodicesimo. Grado di spell slot. Perciò la dea, cos'è che ha fatto? Vabbè, questa è un'antica leggenda che uno di essi la... Guarda questo per farti capire cos'erano. Questa, allora, è, però, no, questa non la sai tu di questa roba qua. Però quello che sai è che avevano gigantesche città che volavano grazie alla magia. Se guardi la foto che ti ho mandato capisci tutto. Perché è fighissima questa. Fondamentalmente, hai presente com'è che si chiama? Non quello del nato il 4 luglio, dai, quella del Independence Day. Hai presente l'astronave degli alieni? Ecco, solo che sono città magiche quelle robe lì che ti vola sopra, ok? Michele, guarda l'immagine. Però su WhatsApp. La scala è quella roba lì, È quella, ok. Sei guardato su WhatsApp? No, sei guardato su WhatsApp? Sì, ho guardato. Hai capito cos'era? Sì. Ecco. Quella è proprio... Quella è no, proprio... allora, attenzione... No, aspetta, ti fermo, perché quella lì è addirittura una roba piccina, perché se non la ricordo male, sì. Quella lì è un pezzo di Neverwinter che sta in aria, quella lì che mi stai guardando, sì, tu, però... Che c'è sul gioco, sì. È un pezzo di Neverwinter volante, addirittura più... Comunque, parliamo di robe di sto genere qua, comunque, di... intere città, è come se tu avessi l'intera Neverwinter o Baldur's Gate per intero che vola. Guarda che questa immagine comunque la trovi sempre su Netheril. Ok, va, sì. Bene, perché ti giuro c'è una delle isole volanti queste qua. Non è proprio, io l'ho sempre trovata a Netheril, l'ascesa del Netheril è questa immagine. Ok, sempre. ok. C'avevo come sfondo del desk per quello che lo conosco. Ok. Comunque, quello che sai, che ti ricordi tu, Bremen, era di queste leggende, di queste città, e l'appunto che vi ha detto, dovrei mandarmi a controllare queste rovine. Dovrò mandarmi a guardare questo luogo. E ci sono le indicazioni per raggiungere questo, cioè indicazioni, più o meno dove si trova, e... C'è la descrizione per raggiungerla, insomma. Sì. Sì, ed è... Ve lo zoom... Allora, scusate, ve lo share. Più o meno da ste parti qua. Ok. Ok? Ecco, questa cosa, quando siamo... Ok. Ok, diciamo che, vabbè, dopo, adesso, torniamo lì, perché adesso, questo avverrà dopo, se volevate finire il discorso, perché c'era lì... Questo è quando siete lì fra di voi che state studiando la roba, Merrick, tu volevi aggiungere altro sulla questione? O se no vi lasciano lì a studiare il manuale? No, se c'era il diario... No, io non ho... Ok. Non ho altre domande. Se ho il diario, praticamente niente. Una cosa che voglio far presente è magari... perché è sera. In serata magari gli porteremo il Duergar... Chiediamo la cortesia.
assistenti. Lo stiamo già andando a recuperare, se è per questo il problema. Vogliamo assistere tutte e due le interrogazioni, sia Prudence che Dwergar. Poi, come le ho detto, dei Prudence potete fare quello che volete. Del Dwergar vi rinvito a valutare la possibilità di consegnarcelo. E... detto questo, poi dopo noi andremo a Brinshander, perché a quanto pare... Vedete dopo questo da master ve lo dico, vedete dopo dove volete andare, perché avete un'abbondanza di posti da dove potete voler andare. Non mi dispiace quella di Brinshander. Però io in realtà, prima di andare a Brinshander, stavolta voglio fare una cosa contro me stesso, cioè contro ti tagli. No. Contro Kane, ovvero una capatina good mid. Per due motivi. Uno personale di Kane, e due perché dobbiamo parlare con la Valizia, a quanto pare. Allora, io parlando con Kane gli dico: io le informazioni adesso non ne darei neanche una. Aspetterei. Ah. E allora Brinshander sia poi. Dopo, se siete tutti d'accordo, una capatina a vedere questo luogo lo faremo, se siete tutti d'accordo. Poi assieme decideremo che informazioni darle. Ok, allora vi fanno l'interrogazione avviene ovviamente nel, ve lo dico, al T19, nella mappa che vi ho rimesso, quella dei piani. Scendete giù, vedete ci sono varie celle, in cui in una c'è occupata da dall'altro che è rimasto catturato da voi, e vabbè, dopo un po' arriverà anche il Dwergar. Però nella sala lì degli interrogatori, quando entrate, c'è già una Prudence che vedete è un po' abbattuta e non è messa bene, non è stata trattata bene e sembra che sia già stata un po' torchiata. Che strano. E vedete che c'è Indra che rimane in piedi dietro di lei e dice: avete 10 minuti. L'hanno già interrogata Prudenzo? Sì. Ok, allora prima cosa chiedo a Indra se può rivelarci qualcosa che è possibile sapere. Così evitiamo di fare le stesse domande. No, poi ve le dico. Se volete ribadire il concetto, per me ci sta. Magari voi interrogate con un metodo diverso dal mio. Non mi scoccia per niente ripetere questa cosa. Non è anche perché vede che appoggia una mano, presente, appoggia la mano su Prudence e vedete che la mano diventa man mano una stretta alla Dottor Spock. Dice: anche perché Prudence ce lo racconterai molte, molte altre volte. Dite. Chiedetele pure, anche perché Prudence sarai disponibile a parlare, non è vero? Io mi siedo di fronte a Prudence e Master, come ho fatto per il Dwergar, provo a sondargli la tela alla testa. Ok. La CD è 15, visto che siamo... No, è ancora 14 perché siamo nel livello 4, visto che ancora non abbiamo fatto... Su saggezza. Saggezza. Fatti fare un'ispirazione. No, spermo, domanda. Tra quello che abbiamo fatto e l'interrogatorio, abbiamo riposato? No. No, per ora no. No, per ora. Se no era 15 la CD. E allora io ho finito le ispirazioni bardiche, signori. Ok. Ok. Hai accesso. Allora. Ti dirò già direttamente la storiaccia, fondamentalmente. Quello che riesci a tirare fuori, anche perché ormai ti dico, farai una combo di un po' parli e mentre parli stai sentendo anche quello che pensa e quello che pensa nel profondo.
stavano facendo la posta al... volevano prendersi ovviamente la statua, ma non hanno alcun legame con i Duergar, che lei ne sappia. Pare che ci fosse... Allora, la questione è che ha ricevuto un comando e nella tua testa sai esattamente che è il portavoce di Brinch e di Targos, ok? Vaxildanar, Maximilian Vaxildanar. Come si chiama? Vaxildanar è il portavoce di Targos. Di Targos. Ah, ok, ce li abbiamo scritti. Sì, è quello, il portavoce, quello che avete avuto l'incontro simpatico. Ok, sì, lo trovo io dopo il nome giusto. Dovrebbe essere non mi ricordo se è Maximiliano. No, comunque Vaxildanar sono il portavoce di Targos. Il portavoce di Targos. Se l'ho scritto, vai tranquillo. Altra cosa, perché la motivazione è perché pare che stessero sfruttando... Allora, ci fosse una sparizione di questi oggetti fatti in Chardalin in tutta Ten Town, e la rete nera, e in questo caso senti proprio Zen, cioè nella... Zentarim. Hanno un interesse a stare sul pezzo, per cui se qualcuno li sta ciulando è qualcuno che li vuole prendere, se qualcuno vuole recuperare qualcosa, quel qualcosa ha un valore. Quindi me lo ciulo io, perché così poi capisco il valore e poi cerco di trarne io un profitto. Quindi mi stai dicendo che sia Prudence che Maximilian sono Zentarim? Sì. Sì. Molto interessante. Più che Zentarim dice la rete, tu senti nella tua testa la rete nera, non Zentarim. Che vabbè, per quasi la stessa cosa. Ottima cosa. Che cacchio devo chiedergli? Se magari lei è a conoscenza di altri Zentarim nella Ten Town? Allora, no, perché la cella, ma questo è proprio per come funziona la rete nera, perché lei è a conoscenza, ovviamente, lei dei suoi sottoposti e glieli avete zanzati, e invece del suo superiore della rete nera, che è Maxildanar, è quello di Targos, e lei, per come funziona, lei non ha altre, non... cioè qualunque ordine passava attraverso il suo capo diretto, sì, questa magari non è un'informazione che sai tu, magari poi puoi chiedere per come funziona meglio la rete. E loro non hanno la benché minima idea delle persone che volevano rubare i Chardalin prima di loro? No, non avevano idea. L'idea che l'avevano loro, e comunque non era una cosa di cui si preoccupasse troppo del... Sì, praticamente sanno che hanno valore, si prendono, esatto, le scorte, le rivendono a X più 1000. È come se tu vedessi uno che si fa la scorta di carte di Magic, e all'improvviso tu non giochi neanche a Magic, ti ciuli le carte e poi cerchi qualcuno a cui rivendergliele, fondamentalmente. Chiedi se conosceva Dan. Sì, conosceva una bella... No, ma allora, non conosciuto in senso salve sono Prudence, sono in combutta e quant'altro, tuttavia pare che si fosse fatta pagare da Zan per fornirgli dei nominativi di avventurieri, per farsi dare un gruppo che fosse valido, non facesse troppe domande, e diciamo
che di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza. E questi nominativi dove sono? Beh, senza che ve li ritiri fuori, pertanto è inutile che ve li tiri fuori i nomi adesso. Sono esattamente quelli morti, per cui è stato dichiarato... ammazzato, ok. Dichiarato, per cui è stato colpevolizzato, bruciato vivo Zan. Quindi l'unica connessione che c'è tra Prudence e Zan è che lei ha dato dei nomi di avventurieri e basta. Praticamente sono stati utilizzati questi avventurieri una volta che non erano più utili. Li ha uccisi. Uccisi, è corretto. L'idea che si è fatta lei è che lo avessero aiutato a trovare qualcosa che stava cercando e che se ne sia sbarazzato appena l'ha trovata. Sì, sì, praticamente lei non sa per cosa. Per cosa no. Ok. Va bene. Allora, se Merrick e Bremen non hanno delle domande da chiedergli, io mi alzo e... No, io ti dico, quello che gli hai chiesto era quello che mi interessava. Allora, okay. Mi alzo e guardo Imdra. Potete fare quello che volete adesso di lei. Ultima domanda. Dov'è che incontrava il portavoce di Tardos? Non lo incontrava. Di queste cose. Non ci incontravano, andavano solo via... Solo via pipistrelli, via serpentiani. Sì, comunicavano. Domando ad Imdra una questione per quello che riguarda le leggi a questo punto, riguardanti i Ten Town in generale. Visto che a quanto pare il portavoce di Targos non è una persona che merita di stare nella sua posizione, è che ci sono le prove per per dire quello che stiamo dicendo. Un criminale al potere merita direttamente la morte, verrà giustiziato secondo le leggi di Ten Town, perché prima va processato, eccetera 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 eccetera. Vedete che vi fa uscire fuori, perché non lo dice davanti a lei questa cosa qua, cioè non lo dice davanti a Prudence. Molto bene, diciamo che la via diplomatica impone che si parli, si indica un concilio e se ne discuta e che venga destituito dalla sua carica. Questo comporta certe tempistiche e molte scartoffie e molte discussioni, visto che è testimoniale la prova. E tuttavia, se dovesse capitare qualcosa e purtroppo qualcuno venisse incolpato, avete la mia testimonianza. Cioè, ti sta dicendo che se dovesse morire, avete la mia testimonianza essere... è quella del portavoce di Steve. Sì, nel senso che se dovessero arrestarci per la morte di questi qui, loro dicono che ma l'hanno fatto per una buona motivazione. Cioè, okay. Quindi ci sta implicitamente dicendo andiamo a ucciderlo. No, ci ha detto che abbiamo le spalle coperte. Se dovesse servire, abbiamo le spalle coperte. Okay. Cioè, lei ci ha garantito che comunque dovesse essere nella merda, loro ci dicono, guardate, erano mandati da noi. Tanto dobbiamo liberarci sia di lui che del comandante Tiefling. Adesso mi ricordo come si chiama lui. Sì, sì, hai ragione. Allora, comandante, volevo chiedere un'ultima, poi le lasceremo veramente a finire il suo lavoro e poi le augurare. No, beh, c'è il Duergar nel frattempo che è stato portato qua. Ah, vabbè, c'è anche il Duergar. Vabbè, nel frattempo, per quel che riguarda Prudence, cioè la questione Prudence è Rete Nera. È possibile chiedere un gruppo non troppo importante, qualche uomo da portare con noi fino a Targos per accelerare le scartoffie? No, in questo senso no. Aspetta un attimo, io volevo finire questa roba. No, perché in quel caso diventa un affare ufficiale.
una cosa. Vai. Rimanere ancora, cioè non far sapere quello che è successo a Carlos. Allora, correggetemi se sbaglio. Voi avete intercettato oggi un messaggio che diceva che ci sarebbe stato un colpo, giusto? Sì. Quindi, se chiedessimo a Prudence di mandare un messaggio confermando che il lavoro è stato compiuto, stavo pensando anch'io di utilizzarla in questo modo. Adesso do un inspiration a Bremen per l'idea che mi ha fatto venire in mente a me. Bravo, perché non ci avevo pensato a questo. Dice: avete ragione. A quanto mi risulta, quella statua potrebbe essere stata sottratta. Sappiamo solo noi che quella statua non è stata sottratta. Certo è che è difficile che i messaggi, quindi bisogna capire se volete che spargiamo la voce che la statua è stata rubata e basta. Nel qual caso avete un giorno in cui vedete come volete, preferite fare voi. Io la guardo, volete la lettera. Gli dico quant'è alta questa statua? Però come la spediamo la lettera? No, quant'è alta questa statua? Il serpente alato. No, è quale serpente alato? No, ma questa... Credo... Aspetta, Merrick. Credo che la signora Prudence possa rispondere a questa domanda. Ok. Quello cerchiamo di capire dove hanno messo le bestie. E cos'è che volevi sapere? Quant'è alta la statua? La statua è grossa. Sì, una roba è grossa. Ecco, la devi spostare? No, assolutamente. Gli dico: mi piace l'idea di mettere in giro le voci. E anzi, se ci fosse la possibilità, e credo ci sia, io metterei un telo o tutto intorno alla statua. Non dovrebbe essere complicato. E metterei in giro la voce che la statua è in ristrutturazione. Non c'è niente di peggio del cercare di nascondere un qualcosa per creare il dubbio che sia stata rubata. Cioè, il concetto è questo. Non dico che è stata rubata, dico no, è in ristrutturazione, è una cazzata, perché chi è che mette in ristrutturazione? La voce si sparge che è stata rubata, cioè capisci, è ragionamento. Insomma, la tua mente è incredibilmente contorta, un po' mi spaventa questa cosa qua, ma direi che a questo punto perché non entrambe? Sì, si può fare entrambe, addirittura così aumenterebbe al popolo, ancora diciamo, di al più. Popolo diciamo una cosa e a qualcuno diciamo qualcos'altro. Si può fare, non c'è peggio di cercare di giustificare un qualcosa di troppo stupido per automaticamente crea l'effetto... Dovete valutare però anche voi in che tempi volete agire, perché vengano sparse queste voci qualche giorno ci vuole. Non è una questione di ore, di qualche ora, Sì, però è una cosa. Diamoci. Ci dirigiamo alla mattina, ci dirigiamo subito a Targos e lasciamo che la voce arrivi. Nel frattempo teniamo sott'occhio. Questo è a far vostro, vi dirò, non aspettatevi che abbia un effetto nel giro di poche ore. Questa cosa qua facciamo una cosa su più fronti, mandiamo queste voci, in più mandiamo il serpente alato, in modo che sappiamo che in un modo o nell'altro arriva. Va bene. Allora, al Duergar... Non mi interessa quale delle strategie... Ok, allora ci occupiamo di questa cosa qua, di far scrivere a lei un messaggio, di spedirlo attraverso il serpente alato e
Beh, se lo spediamo attraverso il serpente alato non serve un seconda voce e a noi, ai cittadini, diremo che è in restauro e così non la facciamo vedere. Detto questo, invece, per quanto riguarda il Duergar, cos'altro gli dovete chiedere? A quanto pare non ci sia un nesso, non, a secondo Prudence pare non ci sia un nesso tra il loro tentativo di rubare la statua con il tentativo dei Duergar di rubare la statua, quindi o Prudence non è a conoscenza di di qualche tipo di collaborazione, ma le dubito, o erano due tentativi diversi di fare la stessa cosa. Quando tu avevi letto la testa del nano, riferimenti a Zentarim, Rete Nera, alleati umani, zero, non ne hai visto niente. E a quanto ne sai, quello a cui, l'ultimo a cui hai letto la testa, è il figlio del capo. Ok. È il figlio del re. Quindi potrebbero però essere i tizi che stavano cercando. Ah, no, scusami, no, il figlio del re è morto. Era una delle guardie del figlio del re. Però potrebbe a questo punto essere quella fonte che ha spinto la Rete Nera a cominciare a rubare i Chardalin. Beh, i Duergar stavano attivamente rubando. Avete trovato in possesso dei Duergar, avete trovato più volte più schegge di Chardalin. Ok, scusatemi, non mi sentivo più. Dicevate, scusate. Dicevo che no, aspetta, gli ripeto. Ai Duergar avete trovato più volte pezzi di Chardalin nelle basi, nel cosa avete... Quindi potevano, cioè, su questo dicendo, posso dedurre che quello che hanno spinto È verosimile. Prova a chiedergli dal drago, Keyla, se il mandante potrebbe essere il drago. A chi? A che drago? No, allora aspetta, io mi ricordo che Nibil, che era il nano che non sapeva il nome, aveva parlato di una creatura alata. Corretto. Quel drago. Tu hai avuto invece una visione in cui c'era questa fornace che La fornace del drago, sì, ok. C'era una fornace pulsante che emetteva calore, scioglieva i metalli, e hai intravisto l'ombra di una creatura alata grossa, che potrebbe assomigliare molto, molto grossa. Qual è, cioè, per riuscire a capire chi è il mandante? Però la Rete Nera non credo che sappia assolutamente nulla su. No, voi credevo al nano volesse chiederlo. Il nano, ok, vabbè. Intanto interroghiamo il nano e... Vabbè, noi l'abbiamo già interrogato, per virgolette. Sì, infatti, più che interrogare noi, volevamo assistere all'interrogatorio che facevano per capire se trovavano qualcosa che... Allora, che al nano vi dirò, no, in realtà parla a meno a loro che di quello che ne avete tirato fuori voi, perché voi avete anche di leggerne la mente, loro interrogano, non è che possono fare... Vabbè, allora quando loro finiscono la interrogazione del Duergar, la prima cosa che gli dico è... gli dico quello che non sono riuscito a scoprire. Ok. Cioè, della fortezza e di questa visione che ho avuto io della fornace, eccetera, eccetera. Seconda cosa, alla luce di tutto quello che adesso sa... qual è il verdetto per il Duergar? Diciamo che anche noi abbiamo bisogno, appunto, in qualche modo cercheremo... Morte. Cioè, ve lo dirà il... Però questo non ve lo dice lei, ve lo dirà il portavoce. E... avete bisogno di entrambi? Perché... Prudence può fare quello che può. Ah, ok, si scusa. No, perché un sacrificio gratis per Auril potrebbe essere utile in questi tempi. Non credo. Prudence, potete fare quello che volete. Dopo il messaggio. E del nano? Cosa volete fare? Vorremmo cercare di scoprire questa fortezza, se effettivamente esiste, e andare a capire cosa stanno pensando anche loro.
Poi dopodiché più avanti un altro qua. Sacrificio ad Auril lo possiamo anche fare se non muore prima. Molto bene, allora sia così e parlo anche col Mastro Nano. Potete tenerlo sotto la vostra custodia. L'importante è che nel caso non siate in grado di tenerlo più sotto custodia, non possa fuggire e non possa nuocere a Tentown in altro modo. E lui vede che fa. Vedi che batte il martello. Ci siamo capiti. Detto questo, ve lo danno legato come un salame. Vi ricordo, Ocho, vi ricordo le abilità dei Duergar, eh? Sì, lui può diventare invisibile, però la corda no. Lui può diventare invisibile e eventualmente può ingigantirsi, eh? Tutte e due ha questi, ha i due poteri, il due. Allora mettiamolo in una condizione, non dico moribonda, ma quasi, nel senso che... È già allora, moribondo. No, per ora è moribondo, no, ve lo dico dopo, pertanto lo dovremmo, me lo dite perché, bene come volete organizzare. Allora, così anche se diventa invisibile o si allarga o si riduce... Moribondo non è che può andare molto lontano. Allora, aspetta, dite. Trappiamo un braccio. Rick, te non hai quel trucchetto che diventa fluorescente? Non è trucchetto. Ah, luminescenza, sì, ma non è un... No, ma dura un minuto. C'è Adric che... No, ma... Vi chiede una cosa, dice... Io... No, io volevo tirargli suggestione, ve lo dico. Dura 8 ore. Se passa, non scappa. Ok. Però quello. Adric fa... Compagni... Sento che la mia fede in Moradin da questa avventura ne è uscita rafforzata. E probabilmente... Credo che potrei chiedere il suo intervento in situazioni di estremo pericolo. Diciamo nel caso in cui non avessimo fatto in tempo a curare Merrick. Tuttavia... Nel senso curare Merrick? Cioè, Diciamo che se ti dovessi trovare in una situazione più al di là che hai di qua... magari potrei chiedere l'intervento di Moradin per dare una seconda chance alle tue avventure e alla nostra compagnia. Tuttavia, per operare questo genere di rituali avrei bisogno di oggetti costosi. Cioè, lo guardo abbastanza indignato e gli dico, perché ovviamente dai già per scontato che morirò nuovamente. Oh, non necessariamente tu. Non necessariamente tu. Anche però, Kane, a caso, ha guardato anche, me. Cioè, voglio dire, anche Kane può cadere dentro altre, o Bremen possono cadere dentro altre pozze più profonde, per esempio. Lo guardo e gli dico, e allora, solamente per darti fastidio, d'ora in avanti non morirò più. Questo è un ottimo investimento. Bene. Nel qual caso, ne stavo parlando con voi, perché prima di allontanarci da qua, visto che stiamo parlando con il portavoce di Steven, magari parte della ricompensa che ci ha dato... potrebbe convertirla in diamanti. Cosa ti faccio con i diamanti? Parla in maniera più diretta. I diamanti sono estremamente criptico. Sono il focus attraverso il quale Moradin eserciterebbe la sua influenza per riportarvi indietro dall'abbraccio della morte. E verrebbe consumato in questo rituale. Nel qual caso non venga consumato, rimangono, mantengono il loro valore in quanto gemme.
ma non posso usare monete d'oro per o di platino per officiare questo tipo di rituale. Necessito di diamanti. Quanto vale un diamante? Non è, vale quanto vale in monete. Gli servono 300 monete d'oro in diamante per cast. Per il ve lo sto dicendo, è da master, perché è una di quelle robe. Siccome fate il quinto livello, se voleva castare un revivify, il revivify sono 300 monete d'oro in diamanti. 300 gold in diamanti, che cioè vanno, però sempre a livello di metagame non vale avere 1000, avere 100 platini e casto 100 platini, devi convertirli in diamanti fisicamente, eh. Mm-hmm. Fisicamente te li devi dare, far dare un tot in gemme. Se costa, oh, Madonna, sì, se ce lo fa. Altra cosa, allora, altra se cosa. Se sta a 300 a incantesimo, io direi... e persi, cioè una volta castato, sì, sì, 300 andati, direi... però è quello che sei morto, no, sei vivo. Infatti stavo ero d'accordo con Breve, ce ne facciamo dare 600 in diamanti. Nel qual caso, Bremen, ad esempio, se tu o qualcun altro, se ci sono degli incantesimi con focus in soldi e volete prenderveli come incantesimi, ad esempio, Bremen, te le dico per te perché sono poco noti. Da Tasha, ci sono i summon che sono stati aggiunti qua in questo manuale qua, che però richiedono o un fiore ricoperto d'oro o delle robe che hanno un valore in monete. Cioè, queste robe qua si possono chiedere, cioè non è che si possono, cioè ve lo dico a voi. Se volete prima o poi usare certi incantesimi, ok che avete le liste libere, ma se non avete il reagente, l'incantesimo non lo lanciate. E nel tuo caso per il Summon Beast non si consuma, però devi avere un reagente tipo... Io non dovrei averne di consumo. No, io non ho niente di consumabili. Per ora non mi pare di quelli che... No, ma no. Non consumabili, ma di quelle che richiedono reagenti... con costo specificato, perché te lo dico. Allora, te lo dico. Summon Beast, che è di secondo, richiede una pigna dorata. Valore 200 monete. Una pigna colada da 200 monete d'oro. Invece il Summon Fae, un fiore ricoperto d'oro, cioè un fiore dorato, da 300 monete d'oro. Dovrei vedere dopo cosa creo. Devo... cioè, no, ok, però siccome siamo verso mezzanotte e non devo andare, però è una di quelle robe, se volete, siccome c'è tempo per shopping, tra virgolette, o meglio, vi hanno offerto delle robe, invece di darvi 100 monete di platino, e dice, senti, mi puoi dare sta roba qua, mi fai dare un... state parlando anche col sindaco, per cui se c'è qualcuno che possa farvelo fare in fretta è lui, mi dai un fiore dorato di monete d'oro di questa roba qua e io posso castare questo spell. Guardateveli anche queste robe qua. Dopo, guarda, facciamo una roba, Bremen, dopo io te lo aggiungo nella scheda, i due summon te li leggi, perché se ti interessano ne parliamo, se non ti interessano non te ne frega niente, però se ti interessano e mai li vorrai castare, prima o poi l'oggetto te lo devi procurare. Va bene. Ok? Ed è anche un motivo per cui il master è stato un po' generoso, perché avendo fatto il livello, se no dice, figo, quinto livello, posso castare res, c'hai 10 monete d'oro, puh, merda, che cazzo resti te? Ragazzi, ce li mettiamo insieme, arrivavamo a 300. No, esatto. Sono stato anche un po' di manica larga, perché ce n'è per fare. Totali ce ne sarebbero 3, però penso che 3 siano troppi, quindi 2 direi penso sia. Vedete un attimino, magari anche ne parlate fra di voi come volete distribuire. Adesso ti metto anche i summon. Sì, comunque io ti confermo, ho guardato tutti gli incantesimi che ho, nessuno che ha consumabili, quindi io sono a posto. Tu sei a posto, però siccome c'erano sia Bremen che Adric, e Adric con Adric ci avevo anche parlato,
schifo non gli farebbe avere i revivify, ma non per lui, perché non lo può castare su se stesso. Ma a me sta bene. Io ti ho detto, io ho guardato i miei, non ne ho, quindi per il resto a me sta bene. Avere un paio di res è una di quelle robe che aiuta. Si spera di no. Stiamo poi parlando di morti morti, cioè non di andare a zero punti ferita. No, morti morti. Cioè, tipo, se invece di essere stato a 9 punti ferita fossi stato a 0 e quello là ti faceva il crittone della roba, eri morto. Sì, quello sì. Perché aveva tirato l'ira di Dio di cosa. Allora, aspetta, era... Te li aggiungo già, Bremen, poi tu così te li puoi leggere nel frattempo mentre facciamo le robe. Allora, Summon Fae... Tacchete, e invece di secondo è Summon Beast. Te le dico perché sono, se a te piaceva l'idea di evocare una bestia, gli incantesimi di Tasha sono molto più fighe le bestie che evochi con quelli di Tasha rispetto al Conjure. Il Conjure non richiede il coso figo, però quelle che casti di Tasha... con Tasha lo dico perché chi eventualmente darà queste stere qua. Tasha ha ridato onore al summoner, Ok, ragazzi, direi che siamo in chiusura. Quindi, che cosa volete fare? Lo dovete un po' decidere. Vi ricordo che avete un bel po' di piste aperte. Che il master, siccome è un po' buono e c'è un pochino di tempo, vi cercherà di riassumere che cosa avete in ballo. Allora, là dove c'è già il segnalino e dove vi ha detto dove c'è probabilmente una spira di Netheril precipitata. Poi a Duchessa Oscura. A Duchessa Oscura. Che poi l'abbiamo... Che bocciata. L'avete bocciata, non è bocciata, l'avete tralasciata lì sopra, non l'avete... Poi abbiamo un'alce bianca. L'alce bianca, avete da ritirare il premio a Garrett. Da Garrett. L'animale di alla città di Bremen, no? Di Bremen nostro. L'animale. Poi a sud... C'è la... L'accampamento Goblin e la fortezza Duergar. Allora, c'è la fortezza Duergar, l'accampamento Goblin, c'è il tuo bip bip che c'era a Goodmead. E poi ce ne abbiamo anche... No, ne abbiamo altri che non abbiamo neanche ancora aperto, ma sono dei punti di domanda, tipo Maverick, il druido... Che dovrebbe essere a Lonnywood, però non si sa. Bravo. Poi anche quella specie di Bigfoot che veniva cavalcato, una cosa del genere. Ma nel mio, no, nel mio non il Bigfoot cavalcato. Quale Bigfoot cavalcato? No. No, Lubruk. Cioè o Yamina Nartok, che era il... Sì, una cosa del genere. No, ma era il... È un werebear. Un Goliath che si trasforma in orso polare. È un orso polare mannaro, o come dirlo. Sì, sì, ho capito. Era quello che stava inseguendo uno di quelli del gruppo di... Il Goliath lo stava inseguendo per provare la sua forza, ma è morto contro uno Yeti. Poi abbiamo anche da recuperare il mostro e farne un disegno accurato. I 7 esatto, pezzi d'oro esatto. Più la pergamena, che siamo stati lì tipo una sessione a fare questo trade e poi alla fine ce ne siamo fottuti di questa quest e non abbiamo fatto nulla. Esattamente, era anche per quello che ve lo dico. Ed è una cosa che, onestamente, io vi invito a farla fra voi giocatori, questa qua. Parlatene anche fra di voi, perché di robe ce ne sono tante. Se poi fregano o non fregano, non è detto che rimangono aperte all'infinito, Cioè, perché dopo un po' alcune robe... Beh, ma nel riassunto che mando ci sono tutte le cose viola, che sono le cose che le quest. Ok, infatti... ma tu stai presumando due cose. Uno, che lo leggano, e la seconda cosa è che ne discutano. Mm-hmm. Ok.
non sottovalutare la prima, e la seconda sappiamo che non è avvenuta la cosa. Quindi vi invito, anche se non lo leggo io, mi va benissimo che lo fate fra di voi, dove volete andare. Poi, se avete il buon cuore di dirmelo, magari invece di improvvisare nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 10 minuti, mi preparo meglio la sessione. Però io credo che questa volta è la volta buona, che lungo la settimana possiamo anche decidere qualcosa. Perché ne avete, e non sono. Come posso dire, non sono, tra virgolette, la parte noiosa del tipo, cioè devo fare il disegnino della bestia, vaffanculo il disegnino della bestia, cazzo me ne frega del disegnino della bestia, però avete il accampamento Goblin, cioè andare a informarvi meglio sull'accampamento Goblin, la spira, ne abbiamo saltato uno, a fare il culo a quello di Targos. Perché direi che anche quello... Ah sì, beh, era implicito la cosa. Ok, però anche quello è nel conteggio delle cose fattibili e non obbligatorie, cioè niente di questo è obbligatorio, tutto quello che potete decidere di fare lo potete fare, non fare, però volevo capire poi che se mi dite che cosa volete fare mi attrezzo un po' meglio, tipo mi preparo le mappine o queste cose qua prima. Detto questo, direi che abbiamo visto tutto, quindi ci vediamo, ci aggiorniamo a lunedì prossimo, sperando che in questa settimana, ma non è vero, Merrick metta l'internet civile, ma... no, in una settimana non arrivo, però siamo non è una buona settimana strada. Siamo 3 mesi, cioè che hai detto sì comincio, poi com'è che come funziona per prendersi tra un po'. Ho capito che arriviamo lì e ti tiriamo la fibra in casa, diciamo, ma non funziona questa cosa qua, non mi funziona con la linea nuova. Perfetto, soluzione finito, ora funziona internet, risolve quell'altra roba, la risolviamo dopo. Cioè io vado a priorità, cos'è la priorità? Banda larga. Dopodiché, ma questa roba non mi funziona con la banda larga, allora non mi serviva questa cosa. Ma ci compravi da mangiare? È non bene di prima necessità. Banda ci larga. Sono altre priorità. Esattamente. Alcol è una delle prime. E poi, ma scusami, il porno non lo mettiamo fra le prime categorie. Ma quello è gratis. Eh sì, però ti serve la banda larga per fruirne a pieno. È quello la cosa che serviva. Dai, ragazzi, ci si vede lunedì prossimo. Sappiate che sto cercando, sono messo malissimo con impegni extra di gioco, per cui ho grossi problemi a farla partire, però sto cercando di vedere di far partire almeno una one shot o qualcosa di più di Cyberpunk Red, però vediamo come va, perché ho idea che se poi volessi fare una roba regolare prima di marzo, prima di fine marzo, farò fatica. Sempre che non si metta anche peggio in merda, perché ricordiamo, il 2020 è finito, ma potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Detto questo, vi saluto ragazzi, buona serata, a lunedì prossimo, e ruolate che vi passa. Ciao! Buona serata a tutti! Ciao! Buona serata, ciao! E... aspetta... I...